edizione del rapporto di levazione OICCER, quindi è un appuntamento annuale ormai ultra trentennale. Io da presidente ho partecipato ovviamente alle ultime tre presentazioni del rapporto e so quanto è sentito sia dai nostri associati, ma anche quanto è utile e utilizzato dalle istituzioni che dialogano con noi come associazione. Quindi ho il piacere di presentare anche quest'anno il rapporto. Ovviamente, come tutti gli anni, ero abituato ormai a fare questa presentazione all'auditorium a Roma di Via Rieti. Quest'anno siamo nella modalità non convenzionale che i tempi ci dettano, quindi siamo con tanto di mascherine, ma sono i tempi che corrono. Mi dispiace ovviamente dal punto di vista umano, perché sappiamo tutti quanto la convegnistica, il sale anche della convegnistica, siano poi quelle retrospettive che riusciamo a quegli scambi di opinioni che riusciamo ad avere durante le pause, dietro le quinte. Ma tant'è, è il segno dei tempi. Fatemi ringraziare intanto i nostri ospiti istituzionali, l'avvocato Busia, attuale presidente dell'ANAC, posso dire neopresidente, insomma, da qualche tempo, quindi grazie assolutamente per la presenza a questa nostra rilevazione, che posso dire testimonia la vicinanza che abbiamo avuto da sempre, storicamente, se così posso dire, con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Un saluto particolare anche all'onorevole Braga, relatrice del parere dell'ottava commissione alla Camera sul Recovery Fund, tema che sta animando anche le discussioni e il dibattito all'interno della nostra associazione, come è ovvio che sia, e un saluto anche all'ingegnere San André di Anas. Anas, sappiamo, è una delle principali stazioni appaltanti del paese, quindi un saluto e un grazie per la partecipazione. Ringrazio anche ovviamente gli sponsor e gli associati sostenitori, importante il sostegno che abbiamo nelle nostre iniziative. Io non prendo tempo e soprattutto non prendo argomenti, nonostante mi debba mordere la lingua, perché per chi mi conosce sapete come mi piacciono i numeri e mi piace poter argomentare sugli andamenti delle curve e dei grafici, quindi è un qualcosa che anche dal punto di vista personale mi piace fare, quindi mi devo mordere la lingua per non togliere argomenti a Stefano Fantacone, che ringrazio intanto, quindi prendo l'occasione per ringraziare il CER che ci accompagna da tanti anni ormai in questo appuntamento annuale e nella redazione di questo libretto, che poi diventa tutti gli anni un asset importante della nostra interlocuzione anche con le istituzioni che ci chiedono i dati sull'andamento del mercato. Quindi grazie ancora Stefano e lascio a te tutti gli argomenti di tipo tecnico e l'illustrazione del contenuto. Fatemi solamente, nei 2 minuti che mi restano e che mi arrogo il diritto di prendermi in questo momento, dire che la rilevazione di quest'anno è anche inconsueta per alcuni punti di vista, perché, come potete immaginare, la rilevazione riguarda l'anno 2019 sostanzialmente, ma quest'anno, quando siamo partiti con i lavori e ci siamo sentiti con Stefano Fantacone, ci siamo detti da subito, e questa è stata anche un'istanza degli organi dell'associazione, che essendo nel bel mezzo, quando abbiamo iniziato i lavori del lockdown e del
che ha caratterizzato la prima parte dell'anno, sarebbe stato importante testimoniare anche che cosa veramente da dentro, che cosa stava accadendo nel nostro settore. E quindi la rilevazione rendiconta anche dei primi semestri, abbiamo chiesto anche di rendicontare agli associati che hanno partecipato e hanno risposto sull'andamento nel primo semestre dell'anno. Devo dire che le risposte, da un certo punto di vista, e senza entrare nel merito, ci hanno anche colto di sorpresa, e questo poi vedremo nell'ambito della mattinata. Devo dire, lancio in questa sede anche quello che ormai è lo spin-off della rilevazione annuale, che è la rilevazione, il rapporto estero. Il rapporto estero è quindi lo spin-off del rapporto che stiamo presentando, ma esclusivamente relativo all'andamento dell'attività delle nostre associate all'estero. Quindi un punto di vista molto importante, anche specialmente in un anno così particolare. E la rilevazione estera la presenteremo il 24 novembre. E ancora più sarà presente il sentiment, se posso dire, dell'anno in corso, perché abbiamo aggiornato anche le domande e quindi aggiornato le risposte. Un'ultima considerazione, prima di passare la parola ai nostri ospiti, la faccio, scusatemi, ovviamente entro. Faccio un piccolo passetto dentro i dati, ma senza rovinare la sorpresa, il piatto forte. L'ultimo triennio è indubbio che è stato un triennio per le società di ingegneria e architettura, nel quale abbiamo visto dei dati in crescita, anche in crescita importante. Vedremo poi quello che è successo poi quest'anno. Io devo dire, noi ascriviamo la crescita che c'è stata a doppia cifra anche nel nostro settore alle politiche associative, specialmente laddove siamo riusciti a cogliere nel legislatore la possibilità di rimettere al centro quel tema che ci è tanto caro della politica associativa, che è la centralità del progetto. Sappiamo, e quindi qui potrei aprire un ampio spettro di commenti, però ecco, finalmente abbiamo visto una legislazione con il codice del 2016 e con quello che ne è derivato, anche con le correzioni, e abbiamo visto un codice che ha rimesso al centro la progettazione. Noi come associazione cerchiamo di mantenere questo risultato, un risultato che si è visto nella crescita del settore, che è stato anche ben più evidente della crescita poi invece del modesta del PIL del paese. Quindi lo ascriviamo anche a dei risultati di nostra politica e di interlocuzione con il legislatore, con chi poi promulga le normative. Oggi, ultimissima considerazione, è anche il motivo per il quale devo ringraziare ancora una volta l'onorevole Braga. Noi come associazione, come progettisti, ci sentiamo e sentiamo di dover essere un attore di primo piano per quello che riguarderà la progettualità nell'ambito degli ingenti fondi che sono stati messi a disposizione del nostro paese. È un'occasione unica per il paese di ricrescita, sappiamo quanto ce n'è necessità, non spreco tempo in questo. Utilizzare i fondi bene vuol dire progettare bene. Questo è il primo passo al quale mi sento in dovere che mi sento in dovere di mettere sul tavolo. Detto ciò, vi ringrazio, ringrazio ancora una volta gli ospiti e passo la parola a questo punto all'avvocato Busia. Grazie a tutti e buona proseguizione di giornata. Grazie, mi sentite? Molto Benissimo, sì, bene. grazie.
Grazie, grazie davvero dell'invito, grazie a lei Presidente. E questa occasione, come le ricordavo, è un'occasione importante alla quale, pur essendo, come ricordava lei, neonominati, non potevamo mancare proprio per il rilievo che ha per quello che riguarda non solo la vostra associazione, i vostri associati, ma tutto il mercato dei lavori e dei contratti pubblici e quindi è essenziale questo sguardo che insieme col CER fate sull'economia generale perché dà veramente un contributo alla collettività su qual è l'orientamento e diciamo, il contesto in cui ci si deve muovere. Anch'io non ho letto perché cortesemente mi avete fatto leggere una anticipazione solo del rapporto, ma non lo anticipo perché il dottor Fantacone lo illustrerà nel dettaglio. Quello che si può dire sicuramente e che tutti noi constatiamo è che dalla caduta che c'è stata nel 2020 ci sono però speranze di una qualche ripresa e sicuramente quello che noi sappiamo e sentiamo come responsabilità è il fatto che sia per la deroga al patto di stabilità e di crescita, sia auspicabilmente per i fondi che arriveranno con Recovery Fund, o meglio col Next Generation EU, ci saranno grandi risorse messe a disposizione del nostro paese, in parte ci sono già, in parte auspichiamo che ci siano, e la responsabilità che tutti abbiamo è far sì che queste risorse vengano e confluiscano in investimenti duraturi, perché altrimenti questa possibile speranza di crescita che abbiamo in ragione di questi fondi è destinata a concludersi quando i fondi verranno meno e anzi a ritrovare e ricadere sulle nostre spalle come debito. L'unico modo per evitare che questo accada è che vengano utilizzati in investimenti produttivi ed è quello che è l'obiettivo di tutti, di chi rappresenta l'OICE, ma di tutti i soggetti che hanno a cuore, come dire, le future generazioni nell'ottica della Next Generation EU. E in questa fase, naturalmente, il ruolo dell'autorità deve guardare a questo contesto. Io sono profondamente convinto e noi, coi colleghi del Consiglio, siamo convinti che sia necessario che l'autorità stessa si ponga nel contesto nuovo in cui ci troviamo ad operare come attore che favorisce lo sviluppo e fa sì che questi fondi che passano attraverso i contratti pubblici siano realmente utilizzati per investimenti duraturi, quindi investimenti produttivi, quindi per far sì che questo rilancio dell'economia che passa attraverso la collaborazione fra attori pubblici e privati e trova ovviamente nella progettazione un elemento chiave per realizzare, per rendere proficuo l'investimento che si fa nei vari settori, l'autorità deve avere un ruolo essenziale in questo contesto. E credo improntato a alcuni elementi che sono quelli della collaborazione della stessa autorità nei confronti della pubblica amministrazione attraverso la valorizzazione di una serie di istituti come la vigilanza collaborativa che vogliamo cercare di ampliare. Già forniamo e ci sforziamo di essere a fianco alle stazioni appaltanti che hanno difficoltà nell'applicare una normativa tanto complessa e vanno affiancate nel loro lavoro, aiutate nel loro lavoro in modo da semplificare la loro azione e così anche velocizzare il fatto che questi investimenti pubblici possano trovare concretezza e trovare spazio con istituti come il precontenzioso, volti a evitare, soprattutto in sede di gara, l'insorgere del contenzioso e anche con tutto quello che è l'attività di predisposizione dei bandi guida, dei bandi tipo, delle linee guida, che naturalmente noi cerchiamo di porre a disposizione, ma necessitano anche di una stabilità legislativa regolatoria che purtroppo nel nostro settore sappiamo che ci manca e questo pone dei problemi ai regolatori quali l'autorità, pone dei problemi soprattutto alle imprese e alle stazioni appaltanti e alle imprese che devono applicare questa normativa e si trovano continuamente a un quadro sottoposto a continue
a continue modificazioni. Questo non aiuta e dobbiamo naturalmente andare in questa direzione, e comunque l'autorità, nell'ottica di garantire la semplificazione, nell'ottica di affiancare le stazioni appaltanti e attraverso queste anche le imprese, lavorerà e continuerà a lavorare per la predisposizione di bandi tipo, di altri strumenti che facilitano l'applicazione, o anche della individuazione dei prezzi di riferimento, un altro importante elemento. Quindi, da un lato, collaborazione dell'autorità verso le stazioni appaltanti, quindi le pubbliche amministrazioni, dall'altro occorre che si crei una collaborazione che è figlia della prima, fra pubblica amministrazione e operatori privati, perché naturalmente ci sono tanti istituti che conosciamo, che sono figli delle direttive, che sono presenti nel codice, nella riforma, insomma, nel codice rivisto e attualmente vigente. Cito il dialogo competitivo, richiamo una serie di istituti che consentono concretamente di far sì che le politiche che sono insite nella destinazione dei fondi, e qui naturalmente l'onorevole Braga saprà e sicuramente dirà in modo ampio quali sono anche le finalità delle decisioni politiche che sono a monte, possano tradursi attraverso i contratti in azioni concrete, e quindi abbiamo la possibilità di far sì che i contratti pubblici, e sotto questo profilo anche l'autorità, siano parte della politica industriale del paese, perché se utilizzati in modo adeguato, gli istituti del codice dei contratti sono strumenti attraverso i quali le finalità più alte possono tradursi concretamente. Pensiamo alle clausole sociali, al green public procurement, ai contratti legati all'innovazione, per creare un dialogo positivo fra imprese e pubbliche amministrazioni da cui fuoriesca realmente innovazione, quell'innovazione della quale abbiamo più che mai bisogno per far crescere il paese e portarlo verso i traguardi che tutti auspichiamo. In questo quadro, naturalmente, essenziale è il processo di digitalizzazione che deve caratterizzare tutte le gare. È un qualcosa di dovuto, è un qualcosa che deve caratterizzare tutti i contratti pubblici, è qualcosa che dall'ottobre 2023 sarà un obbligo per tutti. Dobbiamo, se possibile, anticiparlo e dobbiamo estenderlo, ovviamente partendo dalle gare più importanti, ma tendenzialmente a tutti i contratti, perché questo significa semplificazione, semplificazione per le stazioni appaltanti, semplificazione per le imprese, trasparenza, aiuta a evitare la corruzione e allo stesso tempo garantisce il governo della spesa. In questo, come dire, io ho memoria, avendo fatto il segretario generale in questa autorità ormai più di 8 anni fa, sono stato qui 4 anni, e allora cominciava a lavorare la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Dobbiamo farne uno strumento vero di semplificazione, di controllo, di chiarezza, di agevolazione dell'attività sia delle stazioni appaltanti sia delle stesse imprese, perché ci sia un controllo chiaro. In questo, naturalmente, dobbiamo superare un po' di invidie e gelosie che ci sono fra le diverse amministrazioni, che non hanno assolutamente ragione d'essere, alcuna giustificazione nel 2020, in cui i dati li raccolgo io, li raccogli tu, e elementi di questo genere vanno sicuramente superati. Quindi, da questo punto di vista, credo le istituzioni devono prendere un impegno serio nei confronti dei soggetti privati, che debbono avere un quadro chiaro e non possono, e come dire, e non devono vedere ritardata l'innovazione che passa attraverso la digitalizzazione, con tutti gli strumenti che questo comporta. E l'altro elemento chiave, naturalmente, è quello della qualificazione che deve riguardare le stazioni appaltanti, perché abbiamo bisogno di stazioni appaltanti che sappiano usare questi strumenti, che sappiano orientarsi nella ricchezza e nello strumentario complesso, complessissimo, dobbiamo riconoscerlo, ma anche ricchissimo di opportunità del codice dei contratti pubblici. Abbiamo bisogno di valorizzare il ruolo, credo, delle centrali di committenza, non solo delle uniche, ma anche di metterle, eventualmente farle specializzare non solo, e probabilmente non più
per ambiti territoriali, ma anche per settori merceologici, per settori di intervento, in modo che abbiamo dei soggetti capaci di svolgere la loro attività al meglio, proprio per qualificare le stazioni appaltanti più qualificate, e abbiamo bisogno, probabilmente mi riferivo alla digitalizzazione, di valutare quanto della qualificazione degli stessi operatori economici possa passare attraverso misure di digitalizzazione e quindi semplificazione delle imprese. Noi ci muoviamo in un mercato in cui sempre più spesso le piattaforme, come privati cittadini, realizzano e qualificano gli stessi operatori con elementi positivi o negativi, ma guardare a questo esempio per ricavarne qualcosa di utile è qualcosa che porta verso quella modernizzazione alla quale facciamo riferimento e alla quale sono diretti i fondi che bisogna far fruttare in questa fase. Allora, per concludere, io credo che questo mio brevissimo saluto noi dobbiamo ora tutti insieme trovare le modalità perché queste risorse, che in parte sono arrivate, sono già eccezionali, e in parte speriamo che arrivino, siano usate al meglio. Abbiamo una grande responsabilità di far sì, sul versante della, questo lo dico principalmente all'autorità che ho l'onore che adesso dovrò presiedere e che ho l'onore di presiedere, deve farsi attore, protagonista della, come dire, per facilitare l'utilizzo di queste risorse, per garantire la modernizzazione reale di tutto quello che ruota intorno ai contratti pubblici, perché attraverso questo passa davvero il rilancio del paese. Cioè, io sono convinto che l'autorità possa rappresentare un volano se realmente saprà fare questo, se realmente, come io auspico, si realizzerà questo positivo dialogo fra amministrazioni che diventano più qualificate, che sanno dialogare col privato, ricavarne innovazione e trasmettere innovazione, e quindi destinare realmente i fondi e le risorse alla crescita del paese. Allora noi avremo realizzato quello di cui abbiamo bisogno, faremo sì che quello che risulta dal rapporto, cioè come dire, l'auspicio di una crescita, sia duratura e non sia legata solo all'eccezionalità delle risorse che adesso arrivano, è una rivoluzione anche culturale che dobbiamo promuovere in noi stessi, nei nostri interlocutori, in generale nel paese. La consapevolezza di essere attori di questo meccanismo credo ci imponga adesso di non sciupare questa occasione. La crisi che abbiamo attraversato, e purtroppo in questi giorni, come dire, abbiamo nuovi allarmi, ma dalla quale dobbiamo certamente uscire, va usata per fare quel salto di qualità che è mancato. Appunto, facevo riferimento agli oltre 10 anni ai quali si sta lavorando a progetti importanti, fondamentali, ma come la banca dati e lo strumentario che ci sono, che è legato a questa. Dobbiamo fare il salto di qualità, ne abbiamo, abbiamo tutti gli strumenti adesso per farlo, e non abbiamo alibi ci dicano non possiamo farlo. Quindi tutto è lasciato alla nostra responsabilità, credo sia possibile farlo se questo dialogo e voi col vostro rapporto, col dialogo che storicamente si è instaurato con l'autorità e con l'OICE, e che naturalmente intendiamo mantenere in modo forte, credo possiamo realizzarlo, credo non possiamo non farlo, e quindi è questo l'auspicio che credo caratterizzerà e caratterizza anche il dibattito di oggi, del quale ringrazio e che seguirò con grande interesse. Grazie, grazie a tutti. Grazie Presidente delle parole, assolutamente intervento chiarissimo. Io ho preso molti appunti su e anche, ancorché in pochi minuti, ha toccato dei temi sui quali ci siamo confrontati in passato con l'autorità e vorremmo continuare nel futuro a dare un nostro contributo: la qualificazione delle stazioni appaltanti, il tema delle centrali di committenza, la digitalizzazione. Ha citato
un tema che è primario nella nostra, ovviamente per noi digitalizzazione significa anche BIM, ha richiamato il fatto che nel 2023 diventerà cogente a tutti i livelli. Noi qui faccio anche un accenno su questo, l'anno prossimo comunque la soglia si abbasserà ai 20 milioni, quindi non si parlerà più solamente di grandissime opere, ma si inizia a toccare con mano anche a livelli di opere più di carattere continuativo, e vorremmo lanciare a questo proposito anche una sorta di stati generali dell'applicazione del BIM, al quale la inviteremo e inviteremo i nostri ospiti. La ringrazio del tempo che ci ha dedicato, veramente siamo onorati e le auguriamo buon proseguimento e una buona giornata. Grazie. 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 A questo punto entriamo nel merito del programma della giornata con l'illustrazione del rapporto. Finalmente l'abbiamo citato e finalmente Stefano, grazie ancora e a te la parola per l'illustrazione della tua relazione. Grazie. Sì, grazie Presidente, un saluto agli amici dell'OICE, un saluto agli illustri personaggi che accompagnano questa presentazione, con cui avremo il piacere di discutere alcuni risultati che penso di poter dire presentano un certo interesse. Allora vado a condividere lo schermo. Ok, riuscire a vederlo? Va benissimo, vediamo tutto. Okay, va bene. Grazie. Allora, certo, dunque, 36esima, quindi rilevazione OICE da ormai qualche anno, è solo che io, aspettate che non riesco, eccoci qua. Quindi 36esima rilevazione, ovviamente anche questa indagine, come i nostri comportamenti quotidiani, è dominato dall'evento pandemico e nello specifico dalla recessione che l'evento pandemico ha provocato. Quindi di fatto l'indagine prova a dare una prima valutazione, una prima misurazione di come le imprese del settore hanno risposto alla recessione e di qual è stato l'impatto di questo evento. Chiaramente la recessione pandemica condiziona qualsiasi valutazione di carattere economico, lo condiziona la rilevazione OCE, ma diciamo qualsiasi previsione di carattere economico è condizionata da questo fatto. Determina questa recessione una discontinuità netta negli andamenti registrati fino al 2019, in particolare, come vedremo, per le imprese del settore. Quindi è necessariamente l'elemento intorno al quale gira i risultati dell'indagine, e naturalmente è un evento che qualsiasi analisi di prospettiva, e anche su questo proverò a dire qualche cosa, richiede come passaggio preliminare la comprensione dei caratteri di questa particolare recessione. Questo per dire che più di altre volte è importante, per questo mi ci soffermerò per qualche minuto, capire qual è lo scenario macroeconomico di riferimento, come si è arrivati a questo scenario macroeconomico e quindi come queste caratteristiche macro ci aiutano poi a leggere i dati invece di settore e i dati dell'indagine. Allora, utilizzo il termine recessione pandemica non a caso, perché è una recessione diversa da tutte le altre, e quella come noi la definiamo ormai al CER, diciamo la formula che utilizziamo per descriverla, è come la più profonda, ma non la più grave delle recessioni. La più profonda perché i numeri ci dicono che la caduta di PIL non è mai stata così profonda da quando esistono sostanzialmente le serie di contabilità nazionale, sicuramente da quando esiste la Repubblica Italiana, ma anche se andiamo a fare il confronto con gli anni della guerra, cadute di PIL di questa profondità si registrano soltanto nel triennio 43-45, cioè gli anni in cui la guerra arrivò in Italia, quindi gli anni di vera e propria distruzione fisica. Quindi un evento storicamente di portata eccezionale. Nella nostra valutazione la caduta quest'anno sarà dell'8,7%, dirò dopo che è una valutazione un po' migliorativa rispetto ad altre valutazioni che girano, però insomma questo conta relativamente,
per dire una caduta, quella che era chiamata la grande recessione del 2009, la grande recessione internazionale provocata dalla crisi dei mercati finanziari, determinò una caduta del prodotto del 5,3%. Questo per dare le proporzioni di quella che è la recessione che abbiamo vissuto. Caratteristica però di questa recessione è la sua, accanto alla sua profondità, e la sua rapidità. C'è una recessione che si esaurisce rapidamente, che abbiamo già contezza del fatto che ha toccato un minimo nel secondo trimestre dell'anno e che già nel terzo trimestre ci presenta un rimbalzo di grossa portata. Con un quarto trimestre che ha già incorporato dei trascinamenti positivi per alcune variabili e che ovviamente, come tutto il 2021, è condizionato da quelle che sono le evoluzioni del contagio, ma diciamo che se non ci dovessero essere sorprese troppo negative da questo punto di vista, è giustificato un certo ottimismo di visione sui prossimi anni. Infatti, vedete che nella nostra valutazione, alla caduta dell'8,7% di quest'anno seguirà un incremento del prodotto del 6,1% quest'altro anno, e qui pure potete vedere bene il confronto, la differenza con quella che fu la recessione del 2009, se la parte iniziale del grafico, quando una caduta del 5% fece seguito un rimbalzo inferiore al 2%. Una caduta allora che ad oggi ancora non abbiamo recuperato, mentre nelle nostre valutazioni, e noi siamo abbastanza allineati sulle stime del governo, la caduta di quest'anno potrebbe essere già recuperata, se non per fine 2021, sicuramente per la prima metà del 2022. Cosa ci dicono infatti i dati? Ci dicono i dati che c'è un forte rimbalzo già di terzo trimestre, quindi il passaggio tra Q2 e Q3 segna proprio un passaggio di un vero e proprio esaurimento della fase recessiva. I dati ISTAT ci dicono che il PIL nel secondo trimestre è caduto del 13%, ma le varie valutazioni ci danno questo rimbalzo di terzo trimestre. Queste sono variazioni trimestre su trimestre, e vedete qui ci sono diverse stime. C'è quella del governo appena contenuta nella NADEF, più 13,4% di aumento del PIL terzo trimestre su secondo trimestre. Noi siamo moderatamente più meno ottimisti, più 12%, ma siamo abbastanza convinti che possa essere più valida la previsione del governo. Resta ancora lontana la previsione di consenso, cioè l'insieme dei previsioni internazionali, che dà questo rimbalzo inferiore al 10%, ma direi che queste sono stime, anche per i dati che ora vi faccio vedere, che ormai devono essere superate in senso migliorativo. Quali sono e che cosa ci dicono i dati, sempre di andamenti di terzo trimestre? Beh, ci dicono sostanzialmente due cose. Qui riporto quattro variabili che in qualche modo approssimano la composizione del PIL, quindi la produzione industriale, le esportazioni, le vendite al dettaglio e la produzione nelle costruzioni. Qui vediamo due cose da questo grafico. Vediamo dalle colonnine arancioni che già ora è possibile dire che l'aumento di queste variabili in termini congiunturali nel terzo trimestre sarà fortissimo. 31% di aumento di produzione industriale, 26% di aumento di esportazioni, quasi 14% di aumento delle vendite al dettaglio e oltre il 40% di aumento della produzione della costruzione. Quindi a tutti gli effetti un rimbalzo molto, molto accentuato. La seconda cosa che ci dice questo grafico è che il rimbalzo di terzo trimestre è superiore a quella che è stata invece la caduta di secondo trimestre. Quindi abbiamo un po' questa situazione. Il secondo trimestre, quando si è tutto, diciamo che incorpora il mese di aprile, i trascinamenti di marzo, quando tutto era chiuso, e quindi quando c'era questo grande timore di uno sprofondamento dell'economia, in effetti i dati sono molto negativi, però recuperato in larga misura già nel terzo trimestre, a significare che alla fine quello che rimane da recuperare nei trimestri che verranno è sostanzialmente quella caduta del 5-6% che abbiamo registrato nel primo trimestre dell'anno, che però è qualcosa di importante ma di molto più attenuato rispetto al quasi 18% che abbiamo registrato di caduta nel secondo trimestre. Quindi un andamento, un episodio recessivo che ha
sicuramente una configurazione a V, quindi caduta molto profonda, molto concentrata nel tempo, ma rimbalzo molto pronunciato, quasi di pari intensità, e che porta quindi a una valutazione che, appunto, la caduta più profonda mai sperimentata, però molto di breve durata. Noi diciamo meno 8,7%, il governo dice meno 9%, nella nostra valutazione gli ultimi dati spostano ulteriormente verso l'alto la stima, non hanno credibilità, pensiamo, tutte quelle valutazioni che ancora danno una caduta a due cifre dell'economia italiana, ultimo l'Ocse meno 11,5% meno 10,5% nello suo ultimo update, oggi uscì al fondo, non l'ho ancora visto, però diciamo qualsiasi stima di caduta del prodotto italiano superiore al 10% nella nostra valutazione ora non è attendibile, a meno che naturalmente non ci sia una ripresa del contagio. Quindi situazione grave, ma in recupero. Anche a livello internazionale, vi faccio vedere solo questo grafico, c'è stato un miglioramento netto della situazione rispetto a quello che si temeva. Questo è l'andamento mensile degli scambi internazionali. Vedete che dopo una minimo toccata a maggio con una contrazione del 18% si è rapidamente risaliti e la contrazione ora è nell'ordine dell'8%. Le barre verticali riportano l'intervallo all'interno del quale si collocherà il dato medio anno secondo la nostra valutazione, che è compreso a questo punto fra un'ipotesi peggiorativa di meno 7,7 di scambi e un'ipotesi migliorativa con bassa probabilità di realizzazione di meno 5,3%. La retta inferiore è invece la previsione del Fondo Monetario, meno 11,5%, quindi come vedete anche a livello di economia internazionale noi pensiamo ci sia motivo di essere ben più ottimisti di quello che viene espresso dalle grandi organizzazioni. Per dire, cominciamo a parlare di contrazioni, appunto, ripeto, assolutamente importanti, ma che possono avere un ordine di grandezza inferiore per il commercio mondiale, così come sicuramente per la produzione industriale, a quelle sperimentate nel 2009. Quindi, non per tutti i settori la recessione è più grave di sempre, e questo lo spiegherò meglio, appunto, parlando anche del settore OICE. Perché abbiamo questa configurazione? Questo dico sono i caratteri che è importante capire per poi andare a interpretare in maniera corretta i dati dell'indagine. È una recessione a V perché sostanzialmente non dipende da patologie del sistema economico, ossia non dipende da patologie che i mercati sono costretti ad aggiustare, a correggere e che con processi di correzione che possono richiedere tempi anche lunghi. Piuttosto è una chiusura causata quasi esclusivamente dalla quella che è stata il blocco deciso per via amministrativa dei mercati. Sostanzialmente per due mesi, marzo e aprile, i mercati di produzione e di consumo sono stati chiusi per via amministrativa. Non è stato possibile consumare, non è stato possibile produrre e per definizione queste chiusure si sono trasmesse sui dati economici. Però questo vuol dire che è un tipo di recessione che si esaurisce quando i mercati vengono riaperti, e infatti è quello che stiamo vedendo, con un elemento aggiuntivo che proprio perché non ci sono patologie da correggere, le politiche economiche possono mettere in campo di spiegare tutto lo strumentario di cui dispongono, e l'abbiamo visto in tutto il mondo, sia dal lato monetario sia dal lato delle politiche di bilancio. Il sostegno di cui godono oggi i sistemi economici mondiali non ha anch'esso paragoni nella storia del dopoguerra, quindi è anch'esso un fatto straordinario, a differenza di quella che è la recessione, che dico essere molto breve. Questo sostegno probabilmente è destinato a protrarsi sicuramente per il 2021, ma probabilmente anche nel 2022. Quindi paradossalmente è una recessione che proprio per la sua natura ha sbloccato l'azione di sostegno espansiva delle politiche economiche. Naturalmente non ci dobbiamo dimenticare che questo tipo di recessione ha effetti, potenziali effetti veramente distruttivi su alcuni settori. Non userei questi toni che sto usando oggi se fossi chiamata a fare una relazione di fronte ad operatori del turismo internazionale o di fronte ad operatori, non so, del settore delle attività ricreative, che ovviamente subiscono ancora
le chiusure amministrative, stanno subendo probabilmente modifiche permanenti di comportamenti dei consumatori e quindi subiranno effetti persistenti da questo episodio. Ma appunto, distruzioni di settore, sectoral disruptions, che potranno essere anche molto gravi, che però non fanno una recessione a livello globale. Quindi distinguiamo gli effetti, e sarà uno dei temi che emergeranno con sempre maggiore esistenza nei prossimi mesi, distinguiamo effetti settoriali da quello che è l'andamento complessivo dell'economia. Quindi sulla base di questo schema macroeconomico, questo schema di lettura macroeconomico, possiamo, diciamo, diventano anche comprensibili alcuni risultati dell'indagine, anzi nella mia valutazione diventano pienamente coerenti. Dicevo prima che l'indagine descrive una discontinuità, è una discontinuità rispetto, lo ricordava prima il presidente Scicolone, rispetto agli andamenti positivi del passato triennio e che avevano portato alla produzione delle imprese OICE nella nostra, diciamo, ricostruzione con benchmark al 2017 a salire da un valore di poco superiore a 2 miliardi e mezzo a un valore nel 2019 vicino ai 2 miliardi e 900 milioni. Quindi una crescita importante, continua e anche nel triennio 2017-2019 e che proprio nel 2019 aveva registrato un'ulteriore accelerazione con un incremento in termini percentuali nell'ordine dell'8,5%. Questa fase di crescita si è interrotta naturalmente il 2019 è un consuntivo, il 2020 è una stima, quindi nella stima del 2020 questa fase di crescita si sarebbe interrotta, i livelli di produzione OICE sarebbero tornati più o meno in linea con i livelli del 2018, quindi il guadagno del 2019 sarebbe andato perso, ma diciamo non ci potevamo aspettare meno di questo. Nel complesso la riduzione di produzione nell'ordine del 6%, del 5%, un dato abbastanza contenuto se leggiamo, abbiamo tutti in mente, leggiamo sui giornali di racconti di settore che stanno perdendo fatturati con medie del 30% o di settori appunto come quello del turismo in cui la perdita di fatturato è arrivata ad avvicinare soprattutto in alcuni mesi il 100%. Quindi un'interruzione di una fase di crescita, ma tutto sommato nei numeri una contrazione contenuta. Contrazione che non sembra aver portato le imprese OICE a modificare le proprie politiche in termini di occupazione, tanto più che nelle valutazioni delle imprese la fase di aumento del crescimento dei livelli occupazionali proseguirebbe anche nel 2020. Vedete in cui supererebbe le 19.800 unità, quindi con un incremento di quasi 800 unità rispetto al 2019. Quindi questo ovviamente è un segnale importante, anch'esso va interpretato e si giustifica solo col fatto che un'impresa continua ad assumere, diciamo se dei piani occupazionali continua a seguirli, solo se pensa che le cadute di fatturato a cui va incontro sono di origine temporanea, altrimenti ovviamente la conseguenza si avrebbe anche sull'occupazione. Anche in prospettiva le imprese non denunciano, ve lo faccio vedere dopo, un'intenzione di ridurre i livelli di occupazione, quindi questo è un ulteriore segnale del fatto che nell'ambito del settore OICE la caduta di produzione di quest'anno è considerata temporanea, quindi interrompe ma non esaurisce una fase di crescita e quindi dal punto di vista occupazionale il settore continua ad espandersi. Ulteriori elementi in qualche modo incoraggianti nella lettura dei dati. In realtà la flessione che abbiamo visto è una flessione molto concentrata su alcune tipologie di prodotto, in realtà la caduta è registrata soltanto dalla modalità turnkey, che è quella che subisce, vedete, dal 2019 al 2020 la contrazione di prodotto, ma sia, appunto, ricordava il presidente Scicolone gli sforzi fatti dall'associazione appunto per i lavori di progettazione e di ingegneria pura. Sono entrambi settori che hanno continuato, che sono considerati in ulteriore espansione anche nel 2020, sia la produzione di project management sia quella di ingegneria pura sono aumentate sia pur a diciamo tassi più moderati rispetto al passato, però diciamo un mercato che quindi ha tenuto nel corso del 2020. Dal punto di vista della ripartizione dei mercati, OICE è
per lunga tradizione una raggruppa imprese molto internazionalizzate, però quest'anno i segnali di tenuta sono superiori a quelli sul mercato italiano rispetto a quelli sul mercato estero, tanto più che, come vedete, il mercato italiano è passato da una salita da una produzione di 1,15 a uno di 1,17, quindi insomma si è stabilizzato, mentre abbiamo una riduzione di circa 200 milioni di produzione sul mercato estero. Anche questo è abbastanza in linea con alcuni dati macroeconomici che ci dicono che in questo particolare momento il rimbalzo congiunturale italiano è più robusto di quello di altri paesi. Quindi non è un dato sorprendente, e sicuramente a livello internazionale, lo vediamo anche un po' nel commercio, ci sono inerzie maggiori nella fase di ripresa rispetto a quelle che vediamo in Italia. Anche settorialmente la questione è abbastanza concentrata, il settore che ha più sofferto nel 2020 è quello dell'energia, lo vedete la barra azzurra è sostanzialmente l'unica che rispetto agli anni segna un arretramento abbastanza visibile, abbiamo segnali di indebolimento anche sull'edilizia, ma gli altri settori mostrano segnali, se non di ulteriore moderata crescita, di tenuta. Quindi nel complesso gli andamenti quantitativi illustrati dall'indagine mostrano un settore fortemente resiliente alla recessione pandemica. Il precedente trend di crescita penso si possa dire che si è interrotto, ma non esaurito. Tengono le dinamiche dell'occupazione del mercato interno, abbiamo una flessione produttiva che si concentra sul mercato estero e sul settore dell'energia, quindi è probabile che abbia natura episodica più che persistente. Tutto questo in considerazione che in prospettiva forti stimoli, ulteriori stimoli potranno provenire dai programmi di potenziamento degli investimenti pubblici in Italia, ma come nel resto d'Europa o in altri paesi. Questo è importante tenerlo presente, perché è chiaro che quando andiamo ad analizzare gli andamenti 2020 per imprese come quelle OCE, che possono avere anche ordini pluriennali, ordini lunghi, è chiaro che c'è un po' di inerzia positiva dal ciclo passato. Però se c'è quindi una preoccupazione che invece a questa possa sostituirsi un'inerzia di tipo negativo, ecco, la prospettiva di un potenziamento degli investimenti pubblici, oggi il ministro Gualtieri ha ricordato in audizione che l'obiettivo del governo è di riportare gli investimenti pubblici italiani non solo al di sopra del livello pre-2008, non pre-crisi pandemica, pre-2008, ma anche al di sopra del livello della media europea, ecco, diciamo, la prospettiva, diciamo, un obiettivo ovviamente ambizioso, ma la prospettiva è abbastanza, per il settore è abbastanza buona. Chiudo con l'ultima parte, che diciamo quelle che sono le percezioni delle imprese qualitative, delle imprese su questo evento. Quindi finora abbiamo visto una misurazione dei valori di produzione e di occupazione, ora vediamo invece delle valutazioni qualitative, e vedete che quando alle imprese è stato chiesto quanto sono state colpite dalla recessione pandemica, in realtà la risposta prevalente è un poco. Certo, c'è anche una 35%, quindi un terzo di imprese che è stato colpito in maniera importante, ma nel complesso le risposte si concentrano nelle due modalità centrali, a dire che l'impatto c'è stato, ma è stato un impatto moderato. Circa poco più del 10% è stato molto colpito dalla pandemia. Quando andiamo a distinguere sui mercati, queste sono le valutazioni date rispetto all'anno passato sugli andamenti di primo trimestre e di secondo trimestre, vediamo che in effetti ancora al primo trimestre prevalevano percezioni sul mercato italiano di guadagno. Queste percezioni di guadagno ovviamente si sono ritratte nel secondo trimestre, ma anche qui abbiamo un'idea di sostanziale tenuta. Più forte forse è l'arretramento, e questo è coerente con i dati che abbiamo visto, percepito sul mercato estero, in cui quindi la percentuale la somma di imprese che ha denunciato perdite in aumento e guadagni in riduzione è maggiore che nel mercato italiano, ma anche in questo non abbiamo, diciamo, evidenze stravolgenti. Il mercato pubblico ha mostrato una sostanziale tenuta, le maggiori, diciamo, arretramenti si sono avuti con la clientela privata. Quindi è su questo settore di committenza privata che le imprese OCE hanno sofferto di più, ma ripeto, è stata una sofferenza nel contesto generale tutto sommato contenuta.
In termini di occupazione, l'87% delle imprese OCE non intende al momento ridurre occupazione a causa dell'evento pandemico, quindi non ci sono mutamenti in quello che è nella generalità delle imprese, in quelli che sono i piani occupazionali precedenti, quindi ripeto, un evento percepito come temporaneo. Abbiamo anche chiesto quale possa essere diventata una nuova propensione a una diversa organizzazione del lavoro post-Covid, ovviamente l'abbiamo sperimentato tutto, questa diffusione di smart working, e qui diciamo circa la metà delle imprese effettivamente, questo 48%, il complemento al 46% alla prima colonnina, effettivamente probabilmente aumenterà il ricorso allo smart working, il 48% lo farà per una percentuale importante della forza lavoro che potrebbe arrivare fino a metà della forza lavoro. Questo pure è un segnale di innovazione organizzativa che va colto, penso, positivamente. Adesso sullo smart working si può fare una discussione lunga, non è questa la sede, però indubitabilmente è una modalità di organizzazione del lavoro che, se ben implementata, porta guadagni di efficienza, di produttività e di sostenibilità anche dei percorsi lavorativi. Quindi anche da questo punto di vista è un impulso che può essere letto positivamente. Ultimo aspetto, qui veramente mi arresto, ma anche questo è un punto da richiamare, perché le risposte sono un po' diverse da quelle che emergono in genere da indagini di questo tipo. Richieste di dare una valutazione su quelle che sono state le misure di bilancio pubblico adottate in questi mesi, sono oltre 100 miliardi di espansione di bilancio. Diciamo c'è ancora una larga percentuale di imprese, il 41% le ritiene insufficienti, ma tutto sommato questa percentuale di imprese è inferiore o perlomeno paritaria a quelle che ritiene sufficienti e buone, fanno 49%. Quindi il giudizio anche in questo caso è spostato abbastanza verso le modalità centrali delle possibilità, e paragonata a quello che è il normale bias che hanno le imprese e gli operatori nella valutazione delle misure di politica economica, anche qui sembra essere dato un giudizio abbastanza positivo. Su questo vorrei dire solo una parola: non è del tutto sorprendente, è abbastanza coerente con quello che ho detto prima. La manovra di bilancio pubblico in Italia, come in altri paesi, ha assunto dimensioni che non aveva mai assunto, è andata a raggiungere una quantità di soggetti molto capillare, è stata abbastanza rapida nella sua implementazione, effettivamente ha perseguito l'obiettivo che andava perseguito, cioè preservare le condizioni di liquidità delle imprese in una condizione di chiusura dei mercati, quindi ha dato le giuste misure di compensazione. In un certo senso era una manovra abbastanza, diciamo, chiara da implementare nella strumentazione, ovviamente era complicata da reperire nelle dimensioni, però è andata nella direzione che prescriverebbe un manuale di macroeconomia sostanzialmente. Credo che proprio per questa ragione anche le percezioni degli operatori sia stata migliore di come vengono, di come appunto in genere si risponde a questo tipo di domande. Con riferimento a alcuni strumenti specifici, diciamo sia con gli strumenti di garanzia di credito sia con gli strumenti di bonus professionisti prevalgono i giudizi positivi. Ovviamente in questo caso c'è un bias, nel senso che le domande riguardano solo chi ha utilizzato questo strumento, però almeno confermano che chi ha utilizzato questo strumento ne ha tratto effettivamente benefici. In un'ottica un po' più lunga, questa valutazione appunto le manovre anti-Covid non muta però in realtà quelle che sono le richieste delle imprese OICE su quella che debba essere l'azione di governo, ossia il giudizio sulle misure Covid non diventa automaticamente un giudizio positivo sulla azione generale del governo, nel senso che ancora vengono percepite come in maniera molto forte le esigenze di sburocratizzazione, di offrire un sostegno alle imprese, di accelerare i pagamenti, quindi che sono sostanzialmente i temi che venivano segnalati anche nelle indagini precedenti. Quindi nel complesso la percezione sulla necessità da parte della politica economica non mutano, e questo ovviamente se ne dovrà tener conto nelle misure dei prossimi anni. Qui si può semmai segnalare che
queste esigenze, quindi che poi sono sostanzialmente un'esigenza di un buon funzionamento dell'amministrazione, ancora prevalgono su quelle che sono invece le esigenze un po' più visionarie, diciamo così, programmatiche, per esempio come quelle della digitalizzazione. A sintesi si può dire che è chiaro che un obiettivo di digitalizzazione non ha tanta credibilità finché la pubblica amministrazione non accresce il suo grado, il suo livello di efficienza. E su questo diciamo, mi ritrovo in molte parole dette in precedenza dal presidente Busia. Quindi nel complesso, a conclusione, valutazione delle imprese confermano anche dal punto di vista qualitativo un impatto tutto sommato limitato della recessione pandemica sul settore. La valutazione sulla manovra di finanza pubblica è sostanzialmente positiva, quindi è una situazione in cui le imprese hanno sentito il sostegno dell'azione pubblica, che ha usufruito degli strumenti ne ha tratto beneficio, ma appunto per il futuro non tutto, diciamo, è chiarito dal punto di vista delle imprese OCE su quella che è l'impostazione, diciamo, non è ancora piena l'impostazione sulla soddisfazione delle politiche economiche. Mi fermerei qui. L'indagine ovviamente contiene anche tutta un'altra parte su quelle che sono valutazioni qualitative, su andamenti e ordini, prospettive di investimento. Ho aggiunto anche alcuni grafici, ma qui, diciamo, sono anche dati più difficili da interpretare, perché sono dati che chiedono una valutazione in prospettiva in un momento in cui la formazione delle aspettative è particolarmente incerta. Non sorprendentemente prevalgono, su tutte le domande prevalgono risposte di stazionarietà, quindi diciamo sono risposte un po' interlocutorie da parte delle imprese. Ecco, diciamo, però non c'è nemmeno una visione drammatica in cui ci si aspetta che questi andamenti recessivi debbano proseguire anche nel prossimo anno. Finirei qui, vi ringrazio e ovviamente sono a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti o quant'altro. Stefano, grazie. Grazie per la presentazione, veramente densa di contenuto. Ovviamente chi di noi aveva già, come diceva il Presidente Busia, chi aveva già visto in previsione, aveva già un'idea, un'immagine di quello che la rilevazione sta mostrando. Io sono non commento, perché devo lasciare la parola ovviamente ai nostri ospiti. Solo una considerazione: sono a questo punto curioso di vedere se tra un paio di mesi, quando faremo la relazione sull'estero, il sentiment sarà ancora quello che abbiamo visto, perché ovviamente stiamo andando verso una fase ancora difficile della situazione emergenziale. Quindi credo che il sentiment di questi tempi possa cambiare quando passano due mesi dall'ultima intervista. Mi auguro di no, però insomma mi corre l'obbligo di dirlo e lo vedremo. A questo punto non prendo altro tempo, ringrazio ancora per la presenza e la pazienza l'onorevole Braga, alla quale a questo punto passo la parola. Grazie, grazie ancora Stefano. Grazie Presidente, vi chiedo per cortesia di farmi un cenno solo se mi sentite, perché sto usando il telefono e quindi non sono sicura che funzioni perfettamente. Intanto vi voglio ringraziare, ringrazio lei Presidente, il Direttore Mascolini e diciamo collettivamente l'OICE per l'interlocuzione sempre positiva, diciamo, avuta in questi anni del mio lavoro parlamentare su questi temi, anche per l'occasione di stamattina di poter portare un contributo, un punto di vista istituzionale, ovviamente dal Parlamento, sulla discussione, sull'analisi di questi dati e su questo rapporto che ci è stato presentato dal dottor Fantacone, che ci fornisce molti elementi, diciamo, di riflessione, anche di stimolo a proseguire, affrontare i prossimi passaggi che anche il Parlamento ha di fronte già proprio in queste giornate. Saluto anche il Presidente Busia, che diciamo a cui auguro anche un buon lavoro nella guida di un istituto importante, di un'autorità come l'ANAC.
credo davvero che molte delle cose che lei abbia detto oggi, diciamo, incrociano anche le aspettative e la volontà di sostenere e mantenere sempre quel rapporto di scambio, di confronto positivo tra le istituzioni, certamente tra il Parlamento e un'autorità che ha contribuito, credo, in maniera significativa anche a dei passi in avanti, a un'evoluzione nel sistema dei contratti pubblici, della realizzazione delle opere, degli investimenti e degli appalti pubblici nel nostro paese. Io provo a diciamo non tanto a commentare, anche se magari farò qualche riferimento ai dati e alle indicazioni uscite anche dal rapporto che oggi illustrate, ma a restituire un po' anche il quadro, lo stato dell'arte della discussione sul tema che sta un po' sullo sfondo, cioè certamente l'impatto che la pandemia ha prodotto sul vostro settore, ma più in generale sui vari settori economici, e le misure di carattere appunto pubblico, di investimento, di stanziamento di risorse che oggi trovano la loro collocazione maggiore appunto nel programma nazionale, nel piano nazionale di ripresa e resilienza. Non mi dilungo su tutti gli aspetti di contesto che ormai abbiamo imparato tutti a conoscere, diciamo, compresa la tempistica, che ovviamente è una tempistica stretta, ma che ci deve anche dare il tempo di costruire un piano e un programma all'altezza della sfida che abbiamo di fronte, quindi non mettere insieme progetti casuali, ma diciamo intercettare e veramente utilizzare nel migliore dei modi l'occasione di avere a disposizione delle risorse rilevanti per cambiare, mettere mano delle debolezze strutturali del nostro paese e rilanciare appunto sulla base delle linee guida, delle indicazioni che ci vengono dall'Europa, un progetto di modernizzazione e di crescita su basi anche rinnovate, no? Per il nostro paese. Ovviamente dentro questa riflessione il tema del rilancio degli investimenti pubblici ha un peso fondamentale anche sulla tipologia degli investimenti pubblici. Io, oltre a occuparmi, come probabilmente Aloice sa, di infrastrutture, mi occupo da molti anni di ambiente, di tutto il tema della transizione ecologica anche del nostro sistema produttivo, del nostro modello di realizzazione degli investimenti pubblici, e penso che davvero questo sarà un banco di prova determinante, riuscire a corrispondere all'ambizione di cambiare in chiave più sostenibile dal punto di vista ambientale ma anche sociale il nostro modello di crescita e di sviluppo. Dentro il programma e le indicazioni che ci vengono dall'Europa, sapete che il governo ha presentato delle prime linee guida a metà settembre, identificando queste 6 missioni principali appunto attorno a cui costruire il programma nazionale di ripresa e resilienza, e dando anche, e dentro queste 6 missioni ci sono appunto il tema, i temi che più riguardano anche le tematiche di cui discutiamo oggi, quindi il tema delle infrastrutture, della rivoluzione verde, della transizione ecologica, della competitività del sistema produttivo, e accanto a queste 6 macro missioni sono stati identificati anche dal governo alcuni criteri di valutazione sui progetti e sulle iniziative che dovranno collocarsi dentro il piano nazionale piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra questi ci sono appunto i criteri di rapida attuabilità e cantierabilità del progetto, la spinta per progetti che comportino forme di partenariato pubblico-privato e che prevedano la mobilitazione di capitali privati per la loro realizzazione. Noi abbiamo analizzato e abbiamo contribuito come Parlamento proprio in questi giorni allo sviluppo ulteriore di queste prime linee guida. L'abbiamo fatto prima in sede delle commissioni competenti, e in particolare appunto veniva citato il lavoro che la nostra commissione, la commissione 8a Ambiente e Infrastrutture della Camera, ha fatto rispetto ad una prima
proposta che ci è arrivata dalla Commissione Bilancio. Oggi pomeriggio l'Aula della Camera approverà appunto la proposta di relazione al Governo sulle linee guida per il Recovery Plan. Quindi dentro questo documento, che sarà un documento articolato, che terrà conto delle indicazioni che vengono che vengono dal parere della nostra Commissione, ma anche di molte altre commissioni parlamentari che hanno in qualche modo contribuito a questo lavoro, ci saranno alcuni indirizzi fondamentali e io mi concentrerei soprattutto su quelli che mettono più a fuoco, diciamo, gli aspetti di rilevanza anche della discussione che facciamo questa mattina. Dicevo che sul tema del rilancio degli investimenti pubblici c'è una attenzione particolare, con una valutazione, diciamo così, di impostazione di metodo che in qualche modo si colloca, si pone in coerenza con degli obiettivi generali, cioè proprio anche alla luce delle considerazioni che mi pare emergessero dal rapporto che ci è stato presentato, non si tratta qui di rilanciare e di promuovere una crescita di breve periodo, ma una crescita duratura nel tempo, approfittando appunto dell'occasione della messa a disposizione delle risorse europee con interventi che, oltre ad avere un impatto sul lato della domanda, possano anche diciamo così incrementare strutturalmente la produttività del sistema produttivo e quindi aumentare l'offerta. In questo le infrastrutture e la loro centralità che è legata anche all'esigenza di colmare, di ridurre dei divari territoriali, strutturali nel nostro paese, assumono diciamo così una rilevanza determinante. E noi abbiamo provato a dare delle indicazioni sul tema appunto del rilancio degli investimenti pubblici anche nel parere che abbiamo costruito come Commissione Ottava, e ci siamo concentrati in particolare su alcuni temi. Il tema, diciamo, della riforma dei contratti pubblici, cioè del sistema regolatorio, dei meccanismi fiscali di programmazione economica, una questione relativa a una nuova stagione di investimenti dedicati alle aree urbane, la centralità degli investimenti nelle infrastrutture idriche, tutto quello che è connesso appunto al ciclo dell'acqua, e il tema della mobilità sostenibile delle infrastrutture viarie e ferroviarie. Su questo vorrei fare una, diciamo, una premessa che in qualche modo forse ci aiuta anche a raccogliere le indicazioni che venivano anche dal presidente Busia rispetto agli interventi di avanzamento, diciamo così, della pubblica amministrazione. Il Next Generation EU è il programma nazionale di riforme, il programma nazionale di ripresa e resilienza che andremo ad approvare, è certamente un programma, un piano di investimenti, ma porta insieme anche una riapertura, e io credo la necessità di mettere a sistema e a portare a compimento alcune riforme del nostro paese. È un piano di investimenti, è un piano che deve dedicare un'attenzione significativa anche al tema di alcune riforme, e in questo per la prima volta da molti anni possiamo e abbiamo l'opportunità di fare delle riforme, a partire appunto da quella della pubblica amministrazione, con una disponibilità di risorse da impiegare. Se pensiamo alle stagioni più recenti, noi abbiamo fatto riforme sulla pubblica amministrazione sempre di riduzione dei costi, cioè con la finalità di risparmiare e di ridurre l'entità della spesa pubblica. Oggi abbiamo un'opportunità, e non è detto che questa opportunità si traduca in un risultato positivo, ma la sfida è proprio questa, di invece avere risorse da investire per modernizzare il sistema della pubblica amministrazione e per fare in modo che le risorse che destiniamo invece ad investimenti moltiplichino, diciamo così, i loro effetti positivi. Allora, se penso al settore specifico di cui parliamo oggi, è chiaro che il tema del funzionamento della pubblica amministrazione è una precondizione per accompagnare lo sviluppo degli investimenti pubblici. In questo devo dire che
mi ritrovo assolutamente nelle considerazioni che venivano fatte, diciamo a più riprese anche da lei, Presidente, sulla necessità di non compromettere il sistema che oggi trova collocazione nel codice dei contratti. Il tema della centralità del progetto è un tema su cui ci siamo confrontati molte volte, molto caro. Per poterlo realizzare però è importante che ci sia, oltre allo sforzo e all'apporto che viene da chi i progetti li realizza, e che certamente è molto impegnato su questo fronte per migliorare, per cogliere tutte le opportunità legate anche all'innovazione tecnologica, che ci sia anche, diciamo, una pubblica amministrazione dotata di risorse umane, di competenze adeguate per rendere veramente la piena centralità al tema della progettazione e della qualità dei progetti e del loro sviluppo rispetto alla realizzazione degli investimenti pubblici. Su questo punto io penso che le risorse che abbiamo a disposizione come paese debbano essere destinate con una ottica di priorità proprio su questo aspetto, cioè rafforzare un sistema della pubblica amministrazione che ovviamente ha ancora molti elementi di bisogno di innesti significativi, risorse di formazione, di capacità di riorganizzazione. Questo è un tema che ovviamente noi abbiamo provato a tenere alto, su cui abbiamo provato a tenere alta l'attenzione anche nei recenti interventi a cui pure si faceva riferimento, decreto semplificazioni. Io credo quel decreto sia stato un passaggio legato alla congenza che abbia degli elementi positivi, che diciamo si è evitato il Mi sentite? Non sentivamo. Ora mi sono collegata. No, mi dicevo che mi sembra che il decreto semplificazioni non ha minato le basi dell'impianto del codice dei contratti, ma è importante che invece tutti gli aspetti positivi del codice in qualche modo vengano dispiegati. E quindi si presti molta attenzione ad alcuni elementi, ad alcuni passaggi come quello della qualificazione delle stazioni appaltanti, della centralità, delle fasi e dello sviluppo dei progetti, su cui molte delle cose che peraltro sono già state anticipate mi trovano assolutamente d'accordo, sul tema della specializzazione in alcuni settori. Questi elementi, anche in una fase di emergenza, che è quella che un po' ha guidato alcune scelte sulla definizione del decreto semplificazioni, non devono venir meno. Quindi io davvero, non in maniera strumentale, ma voglio ringraziare anche l'OICE, perché il contributo che è venuto in quella discussione ha avuto proprio questa caratteristica, cioè non una rivendicazione o una legittima tutela anche degli interessi dei vostri associati, ma lo sforzo di mantenere alta l'attenzione ovviamente su un tema più generale di un avanzamento e di un innalzamento della qualità e dell'efficacia della progettazione e quindi dell'utilizzo delle risorse pubbliche che sappiamo, si basano su progetti fatti in un certo modo che possano appunto ridurre il rischio di contenziosi, di varianti in corso d'opera, di spreco di risorse pubbliche. Questo tema noi abbiamo provato a evidenziarlo anche nel parere che abbiamo dato come Commissione Ambiente, come Commissione Ottava, perché la definizione di un quadro normativo certo e stabile per gli investimenti pubblici in ambito infrastrutturale, più in generale dei contratti pubblici, per noi è determinante. Quindi abbiamo richiamato il tema dell'adozione del regolamento unico, della digitalizzazione delle procedure, anche del rafforzamento degli aspetti dei requisiti di qualità progettuale architettonica nei bandi di gara. Sullo sfondo il tema, come ho detto prima, dell'innalzamento della qualità della pubblica amministrazione, dell'utilizzo pieno
dello strumento anche dei contratti pubblici per favorire la transizione verso un modello più sostenibile attraverso, ad esempio, la piena implementazione dello strumento del Green Public Procurement. Poi, dentro questa logica, noi abbiamo provato a richiamare un tema che forse oggi meriterebbe un'attenzione in più, che è quello di una nuova stagione delle politiche urbane. Ci sono stati molti investimenti, molti interventi, se vogliamo anche un po' settoriali, in questi anni, che hanno puntato certamente al tema della riqualificazione dei singoli edifici. Oggi però, nell'ottica proprio di accompagnare una nuova fase dello sviluppo e anche un innalzamento della qualità della vita, orientata sempre di più verso una riduzione delle distanze, delle disuguaglianze, aprire una fase nuova di programmazione strutturale sul tema delle politiche urbane, con tutto quello che ne deriva anche in termini di investimenti e di centralità di progetti di trasformazione delle nostre città in relazione ad esempio alla grande sfida dei cambiamenti climatici, dell'impatto che questo hanno sulle aree urbane. Per noi è un punto che dovrebbe trovare spazio e ci auguriamo che trovi spazio dentro i progetti del recovery, così come sul tema delle infrastrutture idriche. Oggi c'è una attenzione alta, fortunatamente, che deriva anche qui da una consapevolezza crescente sulla importanza della gestione di una risorsa fondamentale come quella idrica, ma anche delle potenzialità che gli investimenti in questo settore possono avere in termini di ritorni economici. Quindi il tema appunto delle infrastrutture, del superamento di molte situazioni di procedure ancora aperte di infrazione, della riduzione degli sprechi, della fornitura di un servizio adeguato e ancora una volta della necessità di colmare un gap che c'è tra le diverse aree del paese, soprattutto al sud, dove c'è una carenza di infrastrutture anche fondamentali per la corretta gestione della risorsa idrica. Secondo noi è un elemento che deve avere una centralità e ci auguriamo che possa essere davvero caratterizzare l'impianto e le proposte del piano nazionale che presenteremo. Più in generale, io penso che queste sono alcune delle indicazioni e delle questioni che noi abbiamo provato a mettere dentro la proposta che il Parlamento anche chiederà al governo di sviluppare nella costruzione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Io non mi voglio sottrarre, anche alcune valutazioni in qualche modo che possono aprire qualche elemento di contraddizione. Come la vostra associazione sa, abbiamo discusso dell'efficacia degli strumenti e delle misure di semplificazione che sono state approvate e introdotte nella legge, nel decreto di quest'estate. Penso che nel passaggio parlamentare alcune storture dell'impianto iniziale in parte sono state corrette, e mi riferisco in particolare agli importi delle procedure delle gare che potevano essere degli affidamenti con procedure dirette o semplificate. Davvero penso che oggi su questa questione si debba dedicare molta attenzione, molta capacità anche di lettura della specificità del settore, e in questo credo davvero che il vostro rapporto ci dà degli elementi interessanti sui quali lavorare, perché ci conferma come un investimento sulla parte a cui forse troppo spesso si dedica scarsa attenzione, che è quella dello sviluppo del progetto, degli investimenti, è invece un elemento che porta a una tenuta maggiore rispetto all'impatto che ha avuto la crisi, ma anche a costruire le condizioni perché queste risorse possano poi produrre risultati duraturi nel tempo e moltiplicare i loro effetti positivi. Io ho letto insieme a voi i dati del rapporto, mi sembra comunque un elemento
positivo il fatto che, pur essendo stato colpito dall'impatto della crisi, ci sia comunque una tenuta anche sul fronte occupazionale, quindi a dimostrazione del fatto che, come dire, in un momento in cui si prevede una possibilità di ripresa, come bene ci è stato spiegato, si decida di tenere forte, di mantenere le risorse umane, la capacità, la qualità delle persone che lavorano in questo settore come punto appunto qualificante per una ripresa. Credo davvero che di fronte appunto all'opportunità che abbiamo di utilizzare queste risorse con le condizioni e con le finalità che anche l'Europa ci chiede di mantenere come precondizione per poterle avere, possiamo fare un passo in avanti anche sul tema dell'assetto istituzionale e nel rafforzamento di alcuni strumenti, non tutti pienamente ancora dispiegati nel codice, nella regolazione vigente, cioè nel codice dei contratti. Mi pare che rispetto ad alcuni mesi fa, non voglio ovviamente fare aprire questioni di riflessione politica, però rispetto ad alcuni mesi fa, quando secondo alcuni la soluzione per far ripartire gli investimenti nel nostro paese era quello di cancellare o addirittura, come qualcuno diceva, abolire il codice dei contratti, anche i dati in qualche modo che il rapporto oggi ci mette a disposizione ci dicono come la questione sia esattamente l'opposto, cioè come quella di rafforzare gli strumenti e renderli il più possibile efficaci, e quindi davvero anche al di là dell'interesse per il settore che rispetto a cui manifesto ovviamente la disponibilità e la volontà di continuare un dialogo proficuo come quello che è stato in questi anni, vi ringrazio perché dai dati, diciamo, raccogliamo anche degli elementi utili per orientare la nostra azione e il dialogo, la dialettica rispetto alle scelte che il governo italiano dovrà fare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Grazie molto per l'intervento. Prego, sì, no, grazie assolutamente per l'intervento e le parole anche che ha usato nei confronti della nostra associazione. Mi lasci dire che sfrutteremo al massimo tutta la disponibilità che ha manifestato di avere nei nostri confronti, quindi sfrutteremo, chiameremo, cercheremo di fare di tutto sempre per cercare di portare il nostro contributo ai lavori parlamentari, insomma, nelle audizioni e come sempre facciamo. Quindi la ringrazio anche per le parole che ci ha riportato sulle linee e gli assi che saranno gli assi portanti sui quali state sviluppando le idee per gli investimenti che arriveranno nel nostro paese. Sicuramente tante delle cose che ha detto ci trovano e trovano i noice nei nostri associati, nelle professionalità che abbiamo e che il nostro paese ha, di questo dobbiamo essere assolutamente consapevoli, le importantissime professionalità tecniche, ingegneristiche, architettoniche che il nostro paese da sempre può mettere in campo e che hanno bisogno però di progetti per potersi manifestare. Quindi sicuramente quando si parla di rigenerazione delle nostre città, del settore dei trasporti, delle infrastrutture, della mobilità sostenibile, della transizione ambientale, sono temi sui quali siamo pronti a accettare tutte le sfide che saranno poste sul campo. Sul tema del decreto semplificazione ritrovo nelle parole che ha detto i tanti messaggi e le tante tentativi di riportare perché sappiamo che quando si deve semplificare c'è sempre il rischio che si faccia una sorta di tabula rasa e si debba poi ricominciare. Io credo che mi ritrovo nelle parole che ha detto. È chiaro, tutti i decreti e tutte le norme sono perfettibili e potevamo avere qualcosa di più, qualcosa di meno. Sicuramente sono state messe delle pezze importanti. Per noi quel primo dettato che vedeva la soglia degli affidamenti diretti a 150.000 euro era assolutamente pernicioso,
ma non per noi e per l'associazione, proprio per il paese, e perché la lusinga di alzare quella soglia in maniera così ampia per il nostro settore, magari corretta per il settore delle imprese, ma così alta per il nostro settore, poi poteva nascondere, qui abbiamo ancora Presidente Busia, sappiamo che cosa potrebbe nascondere in termini di trasparenza e di reale concorrenza sul mercato. Quindi credo che lì sia stata messa una pezza nella necessità di alzare una soglia perché siamo in un momento di emergenza, quindi il concetto di per sé l'abbiamo anche da subito nella nostra associazione capito e compreso. Il quantum non è sicuramente importante in questo Ecco, prendo. se posso permettere di aggiungere un passaggio, noi siamo sempre stati molto preoccupati fin dall'uscita del testo del decreto legge dall'articolo 2,4. È una norma che consente una deroga immensa al codice per i contratti sopra soglia. Dalle ultime informazioni che ho dagli associati che stanno partecipando a gare, eccetera, abbiamo ulteriori conferme della nostra preoccupazione. Perché alcune amministrazioni stanno utilizzando questa deroga per importanti interventi, non soltanto sul fronte della riduzione dei termini di gara, che già è un problema, per questo abbiamo avvertito già 2 mesi e mezzo fa gli associati, preparatevi ad assumere qualcuno in più negli uffici gare, perché ci sarà sicuramente da lavorare di più in tempi più stretti, ma anche su altri profili che riguardano l'esecuzione dei contratti, con modifiche e estensioni che potrebbero anche portare a qualche profilo critico dal punto di vista dei requisiti di qualificazione dei soggetti che erano già stati selezionati. Quindi, ovviamente, noi abbiamo una disciplina che durerà fino a dicembre 2021. Da questo punto di vista, credo che l'ANAC non mancherà, avendo già sottolineato a luglio questi aspetti critici, di svolgere la sua attività. Certo, ovviamente è tutto, come dire, straordinario e quindi ci aspettiamo delle procedure che in questi paletti cercheranno di accelerare al massimo gli interventi. Però, insomma, siamo proprio su un crinale che, appunto, confermo essere ancora abbastanza critico. Insomma, poi speriamo che arrivi anche il regolamento del codice in tempi rapidi, in maniera da avere quella stabilità che è fondamentale. Su questo sono perfettamente d'accordo con tutti. Scusate questa piccola chiosa. Andrea, grazie allora ancora all'onorevole Braga. A questo punto passiamo la parola all'ingegnere Antonio Scaramandrè di ANAS, con il quale abbiamo fatto qualche tempo fa, non più di un paio di mesi fa o prima, poco prima dell'estate, anche un incontro per il quale è molto interessante, i cui risultati sono stati portati agli associati. Quindi grazie ancora, grazie della presenza e a lei la parola. Ringrazio Presidente per l'invito, saluto tutti gli ospiti. Devo dire che esprimo grande soddisfazione per le parole di tutti quelli che mi hanno preceduto, in particolare il dottor Busia, l'onorevole Braga e anche il dottor Fantacone. Le parole sono state molto efficaci perché hanno rappresentato con, diciamo, lucidità e chiarezza il momento, cioè la fotografia del momento storico che stiamo vivendo è stata assolutamente, assolutamente lucida. Così come lucida è stata in qualche modo qualche indicazione che è venuta fuori dalle loro esposizioni di dove stiamo andando. Quindi da una parte un richiamo a una fiducia che viene fuori dalla speranza, ovviamente, che questo momento di emergenza sia un periodo allo scadere del quale si riprenderà, diciamo, alle antiche velocità, ma anche fiducia in relazione al fatto che proprio questo periodo ha consentito tutta una serie di profonde riflessioni sia sui sistemi organizzativi che su quelli regolatori. A fronte effettivamente di questi finanziamenti futuri che si vanno a sommare a quelli già abbastanza significativi del passato,
Noi abbiamo un, in Italia, dico a livello nazionale, parlo di pubblica amministrazione, un programma, ovvero diversi programmi di realizzazione di progetti. Per progetti mi riferisco, nel caso specifico del settore di cui ci occupiamo e di cui mi occupo personalmente, dei progetti di infrastrutture. Allora, questa numerosità di finanziamenti che non attengono a fonti singole, ma sono multifonte, cioè appaiono delle famiglie di interventi in funzione di queste linee di finanziamento che di volta in volta sono europee, sono nazionali, sono del bilancio pubblico, sono di emergenze. Gestire programmi, devo dire che non è la stessa cosa che gestire singole linee di progetto. Quindi l'amministrazione pubblica si trova di fronte a una sfida più importante di quella del passato, e devo dire che anche nel passato l'amministrazione pubblica ha mostrato la difficoltà di saper spendere. È una delle debolezze che ovviamente viene, ma questo lo sappiamo tutti, sia da questioni organizzative sia da questioni, diciamo, regolatorie. È chiaro che questo è il momento in cui, vista l'opportunità di grandi possibilità di spesa al presente già, ma anche al prossimo futuro, è chiaro che bisogna porci l'obiettivo di saper spendere. Saper spendere è la sintesi di quello che diceva prima il dottor Fantacone quando parlava di, in una delle slide evidentemente che erano più di interesse per gli associati, dove si parlava di sburocratizzazione, si parlava di sostegno alle imprese e si parlava di accelerazione dei pagamenti. Ovviamente saper spendere vuol dire semplicemente riuscire a mettere a terra, come diceva l'onorevole Braga, a mettere a terra i finanziamenti pubblici. Per far questo, per raggiungere questo obiettivo specifico, c'è un tema che la pubblica amministrazione si deve porre. E ovviamente individuare gli strumenti, e a questo ci ha pensato in qualche modo il sistema regolatorio che ha introdotto degli strumenti di accelerazione, e non mi riferisco certo all'articolo 2,4, ma è proprio l'impianto normativo che ha accelerato, approfondiremo più avanti il tema degli accordi quadro, diciamo degli strumenti che ci mettono in condizioni di gestire questi programmi. Per gestire i programmi però è importante, questo lo sottolineo, impostare un sistema gestionale che consenta di gestire l'avanzamento di queste multiple linee di progetto, cioè l'amministrazione si deve dotare e non può fare altrimenti di un sistema gestionale per poter controllare gli avanzamenti. Quindi da una parte saper gestire gli strumenti, dall'altra parte è evidente che il sistema e l'impianto regolatorio e normativo non deve essere mai abbandonato, ma deve essere sempre ottimizzato e perfezionato senza necessari stravolgimenti, ma tenendo cura di come il singolo articolo poi impatta sui singoli sistemi produttivi. È per questo che ben vengono gli incontri con i soggetti privati, con gli istituti di controllo, con le associazioni come quella dell'OICE, perché ovviamente il polso dell'attuazione di quello che facciamo lo seguiamo e lo controlliamo proprio attraverso poi chi opera sul settore. Quindi diciamo che l'efficacia di questa azione deve avere due valenze. Da una parte è quello che chiede l'amministrazione, incrementare la qualità dei progetti. Lo chiediamo da sempre e non smetteremo ovviamente mai di chiederlo, perché più le società di ingegneria e chi sviluppa ingegneria alza la qualità del proprio prodotto, e più ovviamente il sistema di spesa, e qui parlo in questo caso delle imprese, e più il sistema di spesa procede velocemente. Dall'altra parte siamo noi per primi che, accogliendo in qualche modo le diverse sensibilità e dando una lettura il più profonda possibile di quanto succede intorno a noi, sono le stazioni appaltanti, al di là
dell'impianto normativo che devono supportare in qualche modo il mercato. Per raccontare quello che vorrei approfondire, magari se riesco a condividere lo schermo, vi faccio vedere qualche numero che è soltanto... non so se lo vedete, qualche numero che è soltanto per rappresentare quello che c'è in ANAS. Allora io mi occupo delle... come si va avanti? Ok. Allora io mi occupo di nuove opere. In ANAS ci sono due grandi branche che sono ovviamente le nuove opere e l'esercizio. Nuove opere muove un livello dei progetti più elevato sia come importo che come tempistiche, diciamo, di realizzazione del processo intero, dall'avvio della progettazione fino all'appalto dell'opera. Quindi questi, diciamo, maggiori tempi e diciamo maggiori volumi movimentati nei singoli contratti applicativi o nei singoli progetti comportano una prima criticità. È una criticità finanziaria, nel senso che sotto il punto di vista economico muovere un intero programma, attivando moltissimi, diciamo, contratti o in moltissime linee di progetto, può sembrare un vantaggio sotto il punto di vista economico, ma nasconde dei lati molto oscuri e molto anche pericolosi e rischiosi per chi fa impresa sotto il punto di vista finanziario. Questa è una fotografia di una metà di ANAS, chi si occupa di nuove opere. Abbiamo un contratto di programma che quindi è una delle linee, è la linea principale dei finanziamenti che arrivano su una società, una stazione appaltante come ANAS, un contratto di programma quinquennale dove si parla circa di interventi per infrastrutture per circa 20 miliardi di euro. Di questo contratto di programma, per fare un esempio, mi interessa soltanto il contesto, non la specificità diciamo aziendale, parliamo di circa 15 miliardi di euro. Allora, con lo strumento dell'accordo quadro, dell'utilizzo degli accordi quadro, noi abbiamo attivato circa un totale di 136 progetti che sono già attivi, che si portano dietro investimenti per 12,5 miliardi di euro. Quindi della famiglia dei 15 miliardi di euro abbiamo attivato, diciamo, l'80-85% dei progetti finanziati. Ovviamente questi progetti si distribuiscono nelle diverse fasi progettuali. Ovviamente partiamo dall'avvio per arrivare fino all'appalto. Che strumento abbiamo utilizzato? L'accordo quadro ovviamente è rivoluzionario per noi per la gestione dei programmi, anche se merita le attenzioni di cui parleremo più avanti. Abbiamo avviato sostanzialmente 51 accordi quadro per un valore complessivo di 330 milioni di euro. È la prima riga, parliamo degli accordi quadro di progettazione, a cui si accompagnano, perché ovviamente nella catena del processo, se io utilizzo uno strumento di un certo tipo per redigere progettazione, poi è importante anche innestare strumenti simili per tutte le attività di supporto e di indagine che con la progettazione si devono incastrare. Sostanzialmente parliamo di 400 milioni di euro di accordi quadro banditi. Allora, di questo ovviamente sarebbe felice il mondo se non dovessimo parlare in qualche modo di riempimenti effettivi, cioè questi sono contenitori, dietro a questi contenitori ci sono i riempimenti effettivi. Il rischio è che si attivino dei contenitori che poi non vengono alimentati dai riempimenti. Allora, noi siamo in queste condizioni. La fotografia di gestione, diciamo, del programma, per noi lo strumento dell'accordo quadro è uno strumento, ripeto, che funziona, ma dobbiamo seguirlo e lo stiamo facendo con un sistema gestionale che stiamo implementando sempre più approfonditamente.
In questo momento, per esempio, diciamo nel 2020, noi abbiamo attivato già, questa era una scheda di inizi di settembre, avevamo attivato lo stesso volume di contratti applicativi, qui stiamo parlando a questo punto di contratti applicativi, lo stesso volume di contratti applicativi dell'intero anno, e sono in fase di formalizzazione, speriamo di chiuderli entro l'anno, ulteriori, per fare un esempio specifico sulla nostra attività, 43 milioni di euro di attivazioni. Questa tabella indica i milioni di euro dei contratti applicativi, quindi stiamo parlando di attivazione dal 2018, ma quei contratti sono ancora aperti perché la progettazione ha una durata che si sviluppa nel tempo. Dal 2018 adesso abbiamo attivato circa 140 milioni di euro netti. Ovviamente questa attivazione è ancora mancante per 40 milioni, che sono quelli verdi. Con i 40 milioni arriviamo a circa un 50% del riempimento degli accordi quadro contrattualizzati. L'obiettivo ovviamente è alimentare. Senza alimentazione non c'è tenuta da parte degli appaltatori. Per quale motivo? Qui abbiamo messo un po' di elementi che devono essere approfonditi. Allora, sicuramente lo strumento d'accordo quadro impatta positivamente, ha funzionato nella gestione dei programmi di progettazione, quindi noi abbiamo di fronte al non più 136 progetti ad oggi contrattualizzati, ma stiamo gestendo circa 250 progetti tra quelli formalizzati e quelli in corso di formalizzazione. Questa mole di lavoro non era possibile gestirla con la stessa organizzazione del passato, e quindi questo strumento ha aperto all'amministrazione la possibilità di spendere, ma spendere non soltanto in termini di contratti di ingegneria, ma di spendere perché ci avviciniamo molto più velocemente all'appalto delle opere e alla finalizzazione degli investimenti. Per gestire tutte, diciamo, le pericolosità e le criticità che si nascondono dietro la gestione degli accordi quadro per le imprese, e io mi rivolgo esclusivamente alle questioni, diciamo, finanziarie, è necessario prima di tutto sviluppare una corretta previsione, cioè può capitare che ci siano delle stazioni appaltanti che buttano accordi quadro sul tavolo senza alcuna previsione di alimentazione. Questa è una cosa pericolosissima, è capitato anche a noi in qualche caso, stiamo cercando di capire come provvedere a questa anomalia, erano, diciamo, i primi accordi quadro che abbiamo generato nel passato, e comporta che ovviamente l'aggiudicatario si ritrova con un bellissimo contenitore di interventi da 10 milioni di euro, ma a fronte di una fideiussione già riconosciuta, senza la possibilità di poter godere di un lavoro. Quindi la previsione per il dimensionamento dei bandi è un elemento che assolutamente deve essere approfondito, in quanto impatta sulle finanze degli aggiudicatari. Per fare questa previsione, il sistema gestionale o un approfondimento in tema di pianificazione della spesa deve essere assolutamente accorto. Quando si parla di questi contenitori, bisogna anche tenere conto in queste previsioni anche della possibilità di incremento del valore delle opere che possono avere durante il corso della progettazione o per prescrizioni che dovessero arrivare da enti nel corso delle autorizzazioni, e l'incremento del valore delle opere deve essere tenuto conto nella gestione degli accordi quadro, cioè quando capitano delle osservazioni da parte, per esempio, di alcuni associati che l'accordo quadro non è integralmente riempito, per altri è un sogno, per alcuni ci siamo già arrivati, abbiamo riempimenti dell'80-85%, in realtà i margini finali ci servono proprio per gestire eventuali incrementi delle opere per poter stipulare dei contratti aggiuntivi.
ci sono anche degli altri elementi normativi che danno una preferenza di continuità al progettista, cioè il progettista che ha sviluppato una fase progettuale tendenzialmente dovrebbe essere lo stesso che sviluppa la fase successiva. Allora, in questo senso noi nel nostro sistema gestionale consideriamo una prenotazione, diciamo, non obbligatoria delle successive fasi progettuali, quindi in qualche modo lasciamo, tendiamo a lasciare degli spazi liberi perché il progettista possa dare continuità anche con in qualche modo una maggiore efficacia, efficacia finanziaria alla propria attività. Ha già messo le mani su un lavoro, dà continuità alla sua attività. Questa operazione però si scontra con i tempi, cioè condizionare degli spazi nell'ambito di un accordo quadro e quindi di conseguenza limitando oppure prolungando la spesa in un lungo arco temporale, perché oggi noi abbiamo dalla fattibilità all'appalto in Italia circa 4 anni. Questa cosa si scontra ovviamente con la possibilità, potrebbe pregiudicare la possibilità di acquisire ulteriori contratti applicativi per altre tipologie di intervento o per altri interventi. Quindi quello che facciamo noi in qualche modo è regolare per quanto possibile questo rapporto tra continuità dell'azione del progettista, che ha anche un'efficacia sotto il punto di vista finanziaria, magari con la possibilità di affidare altri interventi che finanziariamente presenta una vantaggiosità diversa perché anticipa la produzione. La questione della polizza fideiussoria, magari ne parlerà sicuramente qualcuno se ci saranno degli interventi. Purtroppo è un impegno di norma, cioè la quantificazione della polizza e la necessità della produzione della polizza ad oggi è un elemento che in qualche modo non è superabile. Però dall'altra parte è anche vero che le stazioni appaltanti hanno una possibilità, con una buona programmazione hanno la possibilità di consentire, per quanto non possa ad oggi essere previsto nei bandi di gara, possa consentire una previsione adeguata per poter alimentare l'accordo quadro al di sopra di una soglia. Quindi una corretta programmazione dell'accordo quadro consente di arrivare a un certo valore di soglia e quindi in qualche modo rispettando quella forma di... è un'anticipazione di fatto, perché la polizza fideiussoria è un'anticipazione anche abbastanza significativa, e una corretta previsione può in qualche modo stemperare. Secondo me questo è un impegno più che morale che dovrebbero avere le stazioni appaltanti se non ci fossero al futuro delle variazioni normative, però in realtà sono normative che vengono da logiche comunitarie, quindi difficilmente modificabili. Ultimi elementi, la questione dell'anticipazione. L'anticipazione praticamente appare per i servizi mentre per i lavori esisteva storicamente, poi si è interrotta per un periodo. L'anticipazione contrattuale appare con lo sblocca cantieri. Prima non era applicabile ai servizi, dallo sblocca cantieri è stata introdotta. Ovviamente in questo momento di criticità, diciamo, che viene finanziaria, che viene dalle questioni dell'emergenza, delle questioni emergenziali del Covid, questo ha creato un problema, perché l'anticipazione non era nelle dotazioni di chi aveva stipulato, e parliamo quasi del 100%, contratti di accordo quadro precedenti allo sblocca cantieri. Allora, per questo effettivamente, grazie all'azione del governo, c'è stata una manovra repentina che ci ha consentito di concedere questa anticipazione. Abbiamo dalla metà di settembre sbloccato le prime anticipazioni e speriamo nel giro di un mese e mezzo di riuscire, per tutti i contratti attivati e per i soggetti che ce l'hanno chiesto, a rilasciare, a liquidare questa richiesta.
è una curiosità che ha stupito anche me. Non tutti ci hanno chiesto l'anticipazione per due motivi generali. Uno, perché nell'ambito di un'ATI poteva capitare che ci fossero dei soggetti, dei partner talmente deboli che in qualche modo una forma di anticipazione sembrava non garantisse il prosieguo proprio dell'attività di progettazione, e quindi in qualche caso la mandataria di un'ATI ha ritenuto più robusto per il raggiungimento del risultato della stabilità della commessa non richiedere l'anticipazione. In altri casi l'anticipazione era complicata semplicemente dal fatto perché con tutte queste criticità bancarie e difficoltà che abbiamo, non sempre l'istituto assicurativo ti garantisce, o lo fa con semplicità ed in tempi brevi. Questa è una comunicazione, per esempio, a valle delle numerosi accordi quadro che abbiamo attivato nel passato. Adesso entro fine anno dovrebbero uscire un altro centinaio di milioni di bandi per accordi quadro che vanno a saturare le fasce sopra, che vanno a integrare gli accordi quadro delle fasce sopra gli interventi sopra i 100 milioni di euro che stanno andando in saturazione. Quindi è uno strumento che deve essere utilizzato in maniera circolare, però le previsioni devono essere molto attente. Per quanto riguarda invece il decreto semplificazioni, ovviamente è una scommessa, nel senso che noi pensiamo che, se ben letto e attuato da tutte le amministrazioni pubbliche, in particolare quelle dedicate al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, perché i tempi stanno tutti là, noi abbiamo circa un anno, sei mesi per la produzione dei progetti e abbiamo tre anni circa in media per l'acquisizione delle autorizzazioni. Ovviamente noi contiamo molto che le amministrazioni possano recepire non soltanto il dettato normativo, ma anche lo spirito che dietro il dettato normativo non c'è scritto, affinché, diciamo, dei tempi che oggi sembrano in qualche modo sono ordinatori, poi diventino moralmente perentori proprio per questi enti. È una sfida, ovviamente. L'adozione della nomina dei commissari, diciamo, di governo per l'attuazione degli interventi più importanti, ovviamente è nelle mani del Ministero e del Governo stesso. Per quanto riguarda invece gli interventi ordinari, noi utilizzeremo tutti gli strumenti ordinari possibili senza necessariamente dover invocare l'articolo 2,4, che noi riteniamo essere un articolo da sviluppare per emergenze significative. Se ci sono domande, sono a disposizione. Ho finito. Grazie. Ingegnere Scaramandrè, intanto la ringrazio per l'intervento, anche per l'argomento, che poi era anche stato argomento, scusi il gioco di parole, della nostra riunione di qualche tempo fa che avevo citato, quindi sa che è un tema molto sentito dai nostri associati, tanti dei quali hanno partecipato alle vostre gare o sono stati aggiudicatari dei vari accordi quadro che ha citato. Interessantissimo vedere l'attuazione, perché poi va detto, non mi ripeto, insomma, importante è lo scaricamento a terra della potenzialità che gli accordi quadro hanno in se stessa. Sì, a questo punto siamo un pochino in ritardo in ritardo sulla scaletta, però se ci sono non più di due domande e chiederei brevi e dritte, perché no, lasciare sulla chat la possibilità, quindi chiedo ai partecipanti eventualmente di mettere la domanda sulla chat e verrà dato loro l'accesso dalla segreteria, quindi se ci fosse una o due domande, assolutamente. Intanto grazie e complimenti ancora per l'intervento. Quindi attendiamo
qualche secondo. Se non ci sono domande o se dovessero arrivare domande nel frattempo, io intanto per sfruttare bene il tempo lascerei la parola, farei intervenire Lorenzo Orsenigo, Presidente Amministratore Delegato di CMQ, con il suo breve intervento, dopodiché vediamo se si segna qualche domanda, avremo tempo in chiusura per le risposte. Quindi intanto Lorenzo, se vuoi prendere la parola, così andiamo in continuità. Grazie. Ciao Lorenzo. Grazie, ciao Gabriele, ciao Andrea, buongiorno a tutti. Io volevo parlarvi brevemente del protocollo Envision per la progettazione sostenibile delle infrastrutture. Credo che faccia un po' il paio con tutto quello che ci siamo detti questa mattina. Se posso avere lo schermo, avevo anche una breve presentazione. Ecco, arrivo subito. Ecco, credo che adesso vediate lo schermo. Perfetto. Ok, perfetto. Allora, vabbè, vi risparmio lo scenario. Invece è importante il contesto europeo, che è già stato anche precisato prima, perché abbiamo il PNRR, di cui anche l'onorevole Braga ci ha illustrato le linee principali, ma il tutto è in qualche maniera anche fa riferimento all'European Green Deal. E quindi parliamo per esempio di infrastrutture, sviluppo di infrastrutture che devono essere necessariamente sviluppate con criteri di sostenibilità. Si diceva prima, qualsiasi esse siano, in qualche maniera questi criteri sono dettati dall'Europa. Il problema che io vedo è che oggi parliamo molto spesso di infrastrutture sostenibili, bisogna promuovere la sostenibilità delle infrastrutture, ma non abbiamo poi dei termini di misura. Cioè, come misuriamo questa sostenibilità? Come riusciamo a oggettivarla? Ecco, io quello che volevo così illustrarvi oggi è questo protocollo Envision, che è stato sviluppato all'Università di Harvard e poi è stato dato in gestione all'Institute for Sustainable Infrastructure americano, sta a Washington, dove partecipano diversi soggetti, tra cui l'American Society of Civil Engineers oppure il Council of Engineering Companies, è il corrispettivo dell'OICE americano, così come l'American Public Works Association, ovvero sia le stazioni appaltanti pubbliche. È un protocollo che è aperto, quindi si può utilizzare, voi andate sul sito l'indicato Sustainable Infrastructure, si può utilizzare il protocollo, c'è anche uno score sheet che permette di fare un'autovalutazione del protocollo, quindi della sostenibilità del progetto, secondo i criteri indicati da Envision. E quindi questo ha permesso anche in America, al di là della fase certificativa, di trovare una maniera omogenea e condivisa di progettazione sostenibile delle infrastrutture. E più di 1000 progetti hanno poi implementato il protocollo nel loro sviluppo. Forse non è molto conosciuto, è sicuramente più conosciuto LEED, perché oramai LEED è abbastanza diffuso in tutta Europa. LEED si occupa degli edifici e diciamo che LEED dà indicazioni per fare un progetto bene, quindi quali sono tutti i criteri per sviluppare un edificio sostenibile. Per le infrastrutture c'è qualche problema in più, perché oltre a fare bene il progetto, dobbiamo anche chiederci il progetto è giusto, perché si va sostanzialmente a influire e comunque a interfacciarsi con la collettività, c'è la parte comunità, c'è l'ecosistema, quindi effettivamente ha una dimensione proprio spaziale anche
e di influenza ben, ben diverso. Cosa sono le infrastrutture? Beh, qua vedete un esempio, tutto quello che afferisce all'energia, all'acqua, si parlava stamattina di acqua, i rifiuti, i trasporti, il paesaggio, le reti di telecomunicazione, quindi quando parliamo di 5G, sono tutte infrastrutture. Quali sono gli obiettivi di Envision? Direi che sono fondamentalmente tre. Uno, che si punta all'ottenimento della prestazione, quindi non c'è niente di prescrittivo, ma tutto viene misurato attraverso cinque livelli, che li vedete sull'asse verticale, dall'improved, enhanced, superior, conserving o restorative. Cosa vuol dire? Vuol dire che in alcuni casi ci sono dei livelli come il conserving in cui non si va a impattare sull'ambiente. Nei casi restorative, per esempio, addirittura si torna a delle condizioni che erano prima di un intervento antropico che le ha comunque modificate. C'è poi tutta la parte di stakeholder collaboration, ovvero sia, questa è una parte fondamentale del protocollo che io vedo è quella che viene più apprezzata, cioè quello che viene detto stakeholder engagement, in qualche maniera la partecipazione della collettività, che non è solo il proprietario dell'infrastruttura, il team di progetto, l'impresa, ma anche i cittadini, tutti gli enti che in qualche maniera hanno a che fare con l'infrastruttura. E questo è uno di quei punti, uno di quegli aspetti che permettono di realizzare progetti anche con una certa velocità. Tutti noi vediamo i NOTAV, i NOTAP. È chiaro che se viene fatto un coinvolgimento, se viene svolto un coinvolgimento della comunità antecedente alla realizzazione dell'opera, questo sicuramente può aiutare poi la sua realizzazione. Ne abbiamo tanti esempi e potrei citarveli con puntualità. E poi c'è tutta la fase di progettuale. Quindi il protocollo prende in esame tutta la fase non solo di pianificazione e progettazione, ma anche quella di costruzione e soprattutto la parte di gestione e manutenzione fino ad arrivare all'end of life. Questo è importantissimo soprattutto quando vengono fatte le analisi di life cycle assessment o life cycle costing, perché ovviamente una gestione dell'infrastruttura su tutto l'arco di vita può essere molto più onerosa che non la stessa realizzazione iniziale. Quindi è importante valutare tutti questi aspetti. I crediti di Envision quanti sono? Sono 64 crediti che sono divisi su 5 aree tematiche. La prima è la quality of life, che è quello un pochino che dicevo, che si occupa del well-being, cioè di tutto quello che ha a che fare con lo star bene della comunità, quello relativo alla salute pubblica, al rumore, le vibrazioni, l'inquinamento luminoso e così via. Poi c'è tutta la parte mobilità e c'è una parte anche proprio legata agli aspetti della community, quindi per esempio anche se si possono migliorare le particolarità storiche e culturali che vengono interessate, oppure come aumentare l'equità e la giustizia sociale o valorizzare l'occupazione locale. C'è poi una parte leadership che è la gestione partecipata del progetto, quindi la parte collaborativa di pianificazione, ma anche, dicevo prima, di valutazione economica, quindi condurre una valutazione su tutto il ciclo di vita dal punto di vista economico. C'è poi la parte più, chiamiamola tradizionale, quella relativa ai materiali, all'energia, all'acqua utilizzata, quindi il risparmio di queste risorse importanti. Tutto un'analisi di quello che è il mondo naturale, quindi il sito, la conservazione del territorio, la parte ecologia, quindi flora, fauna, dissesto idrogeologico e quant'altro. E poi c'è l'ultima parte, non meno importante, che è quella del climate resilience, quindi il clima e la resilienza, la parte CO2 emissioni, e poi c'è una parte
secondo me molto interessante e innovativa legata alla resilienza, quindi analisi di resilienza dell'infrastruttura, non soltanto per quanto riguarda gli aspetti di cambiamento climatico, che indubbiamente ci sono, ma anche per gli aspetti di cambiamento delle abitudini sociali. Il caso del Covid ci fa capire che effettivamente noi possiamo anche cambiare le nostre modalità di gestione dei nostri rapporti, e questo può anche rendere poco utile un'infrastruttura che era stata progettata magari con criteri diversi. Adesso non voglio entrare nel merito di come si faccia la valutazione, perché il tempo è poco, però poi quello che si può raggiungere è un livello che va dal verified, silver, gold e platinum in funzione del punteggio raggiunto. Ma cosa vuol dire quel 20%, 30%? Questo secondo me è importante. Vuol dire che se noi raggiungiamo un silver, per esempio, che è il 30% dei punti massimi raggiungibili, vuol dire che stiamo progettando con il 30% in più rispetto a un benchmarking per quanto riguarda gli aspetti di sostenibilità. Il benchmarking è dato da le leggi, le norme, lo stato dell'arte, il rispetto delle prescrizioni. Quindi se noi facciamo un buon progetto rispettando tutto, siamo a zero. Quindi voi capite che già fare un 20 o 30% in più vuol dire molto, vuol dire un impegno significativo. ICMQ, vabbè, è licenziataria in Italia e anche in Europa per questo protocollo, quindi c'è un interlocutore italiano. Noi possiamo fare la formazione, la qualifica degli Envision Sustainable Professional, cioè coloro che sono esperti del protocollo, certifichiamo i progetti e facciamo anche stesura e documentazione tecnica. Qua vedete, abbiamo fatto delle linee guida per l'applicazione del protocollo Envision alle infrastrutture ferroviarie italiane, l'abbiamo fatto con RFI Italfer, e tra l'altro queste linee guida sono state poi approvate dall'Institute for Sustainable Infrastructure. Qua vi faccio solo vedere qualche grafico di qual è l'evoluzione dell'applicazione del protocollo Envision negli Stati Uniti. Non entro nel merito dei numeri, ma credo che i trend facciano capire che effettivamente viene sempre più apprezzato. Queste sono le principali diciamo accounts, public authority che utilizzano il protocollo. Vi cito per esempio solo la prima riga, la contea di Los Angeles, che insomma vuol dire Lombardia e Piemonte messi insieme più o meno, loro lo usano per tutti i loro lavori pubblici e hanno al loro interno 171 Envision SP, quindi professionisti accreditati per l'uso del protocollo. Questo per far capire insomma quanto sia la convinzione di utilizzare il protocollo. Adesso volevo farvi vedere qual è la situazione italiana. Abbiamo fatto la prima certificazione in Europa con RFI sulla linea ferroviaria Napoli-Bari, hanno raggiunto il livello Platinum, hanno fatto un lavoro secondo me fantastico sullo stakeholder engagement. Pensate che questa tratta attraversa tutta la zona preziosa della Falanghina e hanno ottenuto dai 34 comuni interessanti 34 delibere positive per il passaggio della linea ferroviaria. Quindi adesso è veramente interessante capire cosa è stato fatto. Hanno fatto tutta un'analisi sociale anche per far comprendere qual è l'incremento demografico, quali sono i benefici per la popolazione in termini anche di incremento di scolarizzazione, perché se c'è la linea ferroviaria mando un ragazzino a scuola, altrimenti non ce la faccio, quanto è l'impatto economico. Insomma, è veramente un lavoro che insomma direi molto interessante e secondo me di eccellenza. Abbiamo poi certificato un secondo progetto, che è un recupero di un impianto eolico a Vaglio. Qua hanno raggiunto il gold. Tanto per darvi qualche numero e farvi comprendere il significato, hanno ridotto di un terzo il numero delle turbine, aumentato di 2,5 volte la potenza installata, e pensate che è stato uno dei quei casi proprio anche di riutilizzo del fine vita dell'impianto precedente, perché invece che buttar via le turbine vecchie, le hanno smontate pazientemente, imballate
e le hanno rivendute, alcuni sui mercati del Nord Europa, altri sui mercati nordafricani. Abbiamo poi certificato un altro pezzo della Napoli-Bari e attualmente ci sono altri lavori che sono in corso di certificazione. Uno è il collegamento ferroviario dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, collegamento con Mestre. Un altro è un consorzio capeggiato da Trevi per tenere pulito con un sistema di ugelli che creano delle correnti d'acqua il porto di Cervia. È un progetto finanziato dalla Comunità Europea proprio per il suo livello di innovazione. E poi stiamo lavorando, che ne so, con Terna, per esempio, per la stesura di linee guida per l'applicazione del protocollo Envision alle linee elettriche di trasmissione. Stiamo lavorando con l'aeroporto di Venezia per il Master Plan 2035, stiamo iniziando a lavorare con l'aeroporto di Roma per il nuovo terminal di Fiumicino, abbiamo già fatto un preliminary assessment di un tratto della Pedemontana, stiamo lavorando con Metropolitana Milanese per il prolungamento della linea 5, qua c'è sia l'applicazione del protocollo Envision per l'infrastruttura che anche del protocollo LEED per due edifici che sono sulla linea. Insomma, ci sono anche altri lavori in corso con RFI, stiamo facendo il revamping di stazioni, che questo comporta anche proprio un progetto di rigenerazione urbana, perché ovviamente la stazione sta in centro e quindi permette di progettare nuova mobilità, nuovi servizi, insomma, dei progetti veramente interessanti. Questi sono un po' alcuni, quelli che chiamiamo i supporter, che in qualche maniera supportano l'applicazione del protocollo. E io, insomma, mi fermerei qua. C'è poi la disponibilità di avere il sito envisionitalia.it su cui potete avere informazioni e rimanda anche al sito americano, che è sicuramente il punto di riferimento mondiale per tutto quello che ha a che fare con il protocollo. Io poi, se qualcuno fosse interessato, ovviamente sono disponibile per tutti gli approfondimenti del caso. Quindi mi fermerei qua per non rubare spazio agli altri interlocutori. Vi ringrazio. Lorenzo, grazie mille sia per la presentazione, per la tempistica, sei stato perfetto, la presentazione assolutamente apprezzata, la mettiamo a disposizione degli associati e vediamo il riscontro che avrà. Allora, devo passare la parola a Salvatore Macri di Autodesk, poi come avevamo detto abbiamo ricevuto una domanda, vogliamo forse dare spazio alla risposta alla domanda, mi perdonerà Salvatore Macri, abbiamo ricevuto una domanda dall'ingegner Boi, non so se l'ha letta Scalamandrè, è rivolta a Scalamandrè ovviamente. Se l'ha letta o la dobbiamo leggere, questo non lo capisco. Andare in video, ma... Ah, ok, stiamo collegando allora l'ingegner Boi, Maurizio Boi. Allora lo colleghiamo così fa lui la domanda direttamente. Maurizio, benvenuto. Se ci senti, a te la parola. Ci sentite? Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ciao Maurizio, eccoci. Ti sentiamo e ti vediamo. Perfetto. Molto velocemente, la domanda è molto semplice. Il mio gruppo è stato aggiudicatario con altre società dell'accordo quadro per l'affidamento dei servizi relativi al supporto al RUP e all'ufficio della direzione lavori, l'Osto 7 ANAS Sardegna. L'aggiudicazione è avvenuta a fine 2018, la firma del contratto nel luglio del 2019. Ad oggi nessun contratto attuativo è stato ancora attivato. Volevo sapere se ci sono notizie al riguardo su questo contratto e su altri simili. Grazie Maurizio. Grazie. Grazie a tutti. Rispondo. Questo contratto era stato, questa serie di contratti di accordo quadro e tutta una famiglia di accordi quadro era stata attivata per diciamo compensare delle criticità temporali in termini proprio di acquisizione di risorse per diciamo quando parliamo di supporto al RUP in realtà l'obiettivo reale era quello di avere supporti alla direzione lavori, ispettori di cantiere,
direttori operativi che potessero un po' rafforzare, diciamo, le maestranze aziendali. Questo ha generato, dopo le aggiudicazioni, dei problemi interni a livello sindacale, ovviamente in un'azienda di 6.000-7.000 persone, insomma, queste tematiche sono molto sensibili, e quindi c'è stato un rallentamento sul fronte che era veramente quello atteso e necessario per noi ANAS, cioè di compensare questo tipo di ruoli, e stiamo redirezionando questi contratti applicativi che dovrebbero partire a breve, redirezionando verso attività di vero e proprio, insomma, supporto a RUP, proprio attendendo ad attività di project management o gestione dei rapporti, diciamo, contrattuali e di gestione dei contratti. Non parlo di questioni amministrative, ma parlo di questioni tecniche. Mentre il fronte, diciamo, direzione dei lavori, che per noi era ovviamente molto più interessante, è un fronte che attualmente è congelato. Ci dovrebbero essere, mi sembra, dalla struttura, diciamo, dell'esercizio, della direzione esercizio, qualche buona novità a breve. Grazie. Ecco. Grazie Gens Calamandrè per la risposta, e a questo punto lascio la parola a Salvatore Macri, Autodesk. Credo che sia in fase di collegamento. Penso di sì. Abbiamo l'ultimo intervento. Non vedo. Ah, ecco. Salvatore. Buongiorno. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti, mi sentite? Mi vedete? Ok. Allora, mettiamo in condivisione la presentazione. Innanzitutto, grazie, come sempre, è sempre un piacere stare con voi. Cercherò, visto l'orario, anche questa volta di essere estremamente rapido. Innanzitutto mi presento per chi non mi conoscesse, sono appunto Salvatore Macri e sono il responsabile della prevendita tecnica di Autodesk Italia. E oggi vorrei condividere un po' quello che sono delle considerazioni che anche all'interno di Autodesk si stanno facendo proprio relative alla condizione che stiamo vivendo. Autodesk ha una costante attenzione nei confronti del futuro, soprattutto perché voi clienti ci costringete a ripensare quotidianamente agli strumenti che poi noi realizziamo, proprio in virtù del fatto che cambiano le cose che vengono progettate, cambiano le modalità con cui vengono costruite, e soprattutto stiamo vedendo anche come stia cambiando anche le modalità con cui il progettista in realtà lavora. Ovviamente la pandemia, oltre a creare le condizioni che tutti noi stiamo vivendo, ha di fatto evidenziato tutta una serie di fragilità che sono ovviamente diverse in funzione anche ovviamente delle latitudini del nostro bellissimo mondo, e oltre a evidenziare delle criticità legate ovviamente alla condizione economica e sociale, ci sono anche tutta una serie di pressioni che si sommano alla pressione che il Covid ovviamente ci sta presentando. Non da ultimo ho messo due immagini sulla destra legate ovviamente alla fragilità del nostro territorio, quindi il fatto che ovviamente gli eventi meteorici stiano diventando sempre più importanti, e quindi abbiamo la necessità e il dovere di riuscire a gestirli al meglio. Una cosa però credo è certa, e lo abbiamo già sentito anche nei diversi interventi: la situazione del Covid di fatto ci sta costringendo a ripensare a tutta una serie di dinamiche, e probabilmente quello che viene definito come il next gen sarà una condizione estremamente diversa. Ovviamente credo che possiamo comunque immaginare che dietro il momento di difficoltà, e credo che i numeri del dottor Fantacone in qualche modo ce lo confermino, abbiamo la possibilità di vedere comunque delle opportunità in particolare di rivedere appunto le modalità con cui noi approcciamo al discorso della progettazione, al mondo delle costruzioni, e ovviamente l'innovazione tecnologica può essere una parte importante e può essere un motore che ci consente ovviamente di lavorare meglio.
I numeri sono già stati evidenziati appunto dal dottor Fantacone, questi sono dei numeri a livello globale e ovviamente i numeri che c'erano in gioco anche prima della pandemia erano dei numeri importanti, si stimava che le opportunità legate alle capacità costruttive delle residenze multifamiliari fossero di 2,6 trilioni di dollari nel mondo, per non parlare appunto della parte legata ai trasporti che era appunto di 2,2 trilioni di dollari. Sono ovviamente dei numeri a macro scala, ma sono dei numeri ovviamente importanti. Se andiamo ad analizzare quello che sta succedendo relativo ovviamente all'impatto del Covid, questi sono sempre dei dati a livello globale che derivano appunto da Global Data, vediamo come ovviamente siamo passati ad una contrazione assolutamente importante di quello che era ad esempio l'outlook sulla parte di costruzioni, quindi da quello che doveva essere un trend che doveva attestarsi intorno al 3% siamo di fatti arrivati ad una contrazione importante. Questo ovviamente varia in tutti i vari continenti, ma la cosa interessante, e riprendo un concetto che appunto il dottor Fantacone già menzionava, è il fatto del riuscire in qualche modo a riagganciare la ripresa. Cioè ci sono queste classiche forme a V in cui vediamo la linea nera che rappresentava il trend pre-Covid, mentre le barre verdi sono di fatto le nuove stime. Queste in qualche modo ci consentono di fare appunto una stima molto, come dire, positiva su quello che ci aspetta. Quindi al di là delle contrazioni, che erano delle contrazioni importanti, si stima appunto, lo potete vedere dai vari grafici, che il livello di contrazione negli Stati Uniti potesse essere intorno al 6,5%, nell'America Latina si arrivava a un 6,8%, in Canada si stima che possa essere intorno al 7%, e comunque insomma sono tutte delle contrazioni che variano dal 6% all'8%. In realtà queste forme ci fanno vedere che dopo ovviamente l'evento importante che stiamo vivendo ci potrebbe essere una ripresa che ovviamente ci consentirà appunto di rivedere il modo con cui lavoriamo. Dove sono probabilmente le opportunità di business? Questo lo avete già ovviamente anche menzionato. Beh, credo sia facile per tutti, no? Se ne fa un gran parlare quotidianamente in televisione. Ci potrebbe essere delle opportunità di business per quello che riguarda ovviamente le strutture sanitarie e gli investimenti pubblici. Probabilmente il settore legato al retail e all'hospitality ci potrebbe avere ovviamente una contrazione dovuta al fatto ovviamente che non siamo in grado di spostarci così facilmente come facevamo in precedenza. Il settore che riguarda proprio le costruzioni in sé potrebbero avere in questo caso anche lì una piccola decrescita per quello che riguarda i building legato appunto al multifamiliare. Per l'industria ci potrebbe essere una crescita proprio perché c'è un ripensamento del come ovviamente le produzioni vengono ovviamente implementate a livello globale. Voglio dire, il fatto delle mascherine che non si riuscisce a trovare perché venivano fatte in un'unica parte del mondo, in qualche modo probabilmente potrebbe quindi costringerci a rivedere come alcune produzioni vengono fatte e dove vengono fatte. Per quello che riguarda il mercato immobiliare legato alla singola, diciamo, al singolo edificio, questo potrebbe essere ovviamente in parità, dovuto al fatto che ovviamente i tassi sono molto, come dire, sono molto vantaggiosi in questo momento, ma nello stesso tempo la condizione che viviamo magari ci rende meno propensi all'investimento, mentre ovviamente ci si aspetta un'importante crescita per quello che riguarda la parte di infrastrutture. Quando parliamo di infrastrutture ovviamente le affrontiamo a 360 gradi. Quindi al di là della volatilità del mercato, e sentivo prima l'ingegnere Senigo che menzionava appunto l'ACEC secondo le ultime stime un aumento del 70% per quello che riguarda i ritardi nell'approvvigionamento dei progetti, ci costringe necessariamente a rivedere persone e processi, perché ovviamente questi due fattori sono due fattori chiave che si imperniandosi magari su un tasso di digitalizzazione maggiore ci consentiranno non solo di subire il momento che stiamo subendo, ma in qualche modo di affrontarlo nelle migliori condizioni possibile, o addirittura riuscire in qualche modo a trarne profitto, nel termine positivo del termine, del momento in cui stiamo vivendo. Ci sono ovviamente delle macro aree che Autodesk ha individuato dialogando con i clienti, soprattutto negli ultimi mesi, e sono delle aree legate al fatto che necessariamente c'è un aumento per quello che riguarda il discorso di accelerare il lavoro da remoto, è già stato menzionato ovviamente più volte, un esempio è quello che stiamo facendo in questo momento. C'è la necessità di adeguare gli spazi
all'interno ovviamente di uffici piuttosto che ristoranti, piuttosto che appunto edifici pubblici, piuttosto che grossi centri commerciali, in cui ovviamente abbiamo la necessità comunque di fruire attualmente, c'è la necessità di rivedere anche la modalità con cui ci spostiamo all'interno dell'ambiente costruito, e poi c'è un grande discorso ovviamente che riguarda la qualità dell'aria legato purtroppo all'impatto del virus. Se andiamo ad analizzare la continua e crescente domanda di aumento del lavoro da remoto, oltre ovviamente alle restrizioni che la situazione ci impone, c'è proprio anche la possibilità, sfruttando le ultime tecnologie, di lavorare non necessariamente nell'ufficio, piuttosto che appunto nel luogo in cui eravamo abituati a farlo. Questo perché? Perché ad esempio anche Autodesk negli ultimi 5 anni ha investito tantissimo all'interno del proprio portafoglio cloud. Questi sono il trend di attivazioni di progetti relativi in cloud, e come vedete da febbraio ad oggi questo trend è in continua crescita, stimiamo che siano più che raddoppiati. Prima c'era invece qualche progetto che veniva implementato su cloud, magari progetti molto grossi e particolarmente complessi. Adesso di fatto la condizione impone, se non si vuole perdere in produttività e in ovviamente efficienza, di lavorare direttamente in cloud, e all'interno appunto del portafoglio Autodesk abbiamo tutta una serie di prodotti che vi consentono di sfruttare al meglio queste caratteristiche. Un altro aspetto importante ovviamente invece è quello che riguarda il distanziamento fisico, argomento ovviamente importantissimo in tantissimi settori, lo sentiamo quotidianamente. Qui ci abbiamo un esempio di come sfruttando modelli tridimensionali e generative design è possibile riuscire a sfruttare degli algoritmi di appunto design generativo per far fare al calcolatore la quantità più ampia possibile di simulazioni per poter capire ovviamente come disporre il layout, ovviamente in questo caso di queste scrivanie. Ci sono diversi metodi, sfruttando appunto il generative design è possibile ovviamente imporre ad esempio il distanziamento minimo, piuttosto che generare modelli tridimensionali che aiutano nella scelta. Come vedete in questo ufficio molto lungo e stretto ci sono anche quelle due porte gialle che vorrebbero in qualche modo abilitare anche la possibilità di chiusura. Sfruttando appunto il modello tridimensionale e gli algoritmi di calcolo si è in grado di generare diversi layout con una facilità ovviamente che non sempre si riesce a fare nel momento in cui i modelli e soprattutto le configurazioni e i layout non sono particolarmente semplici. In questo caso quindi vedete queste barre, queste linee che rappresentano le diverse soluzioni. Come vedete quindi l'algoritmo genera il primo layout, e come vedete la porta rossa identificava il fatto che magari andando nella prima opzione, cercando di ottimizzare il numero di scrivanie, non fosse idoneo poi alla diciamo ripartizione appunto dell'ufficio. Si possono quindi cambiare i termini della simulazione. In questo caso si dice all'algoritmo di calcolare la disposizione delle scrivanie sfruttando magari l'allineamento rispetto a una parete, e anche in questo caso quel tipo di allineamento non ci dà un risultato accettabile. Quindi si va ancora una volta a modificare i criteri con cui viene fatto il calcolo. In questo caso quindi viene fatto un calcolo rispetto non alla perpendicolarità ovviamente dei due muri principali, ma viene fatto quindi perpendicolarità e non in parallelismo, e quindi riusciamo a sfruttare ancora una volta questo tipo di calcolo. La tecnologia per questo punto di vista è già disponibile, è già pronta. Inutile dire che ovviamente si ha maggiore efficienza e maggiore efficacia nel momento in cui siamo in grado di lavorare su modelli tridimensionali e parametrici. Un altro aspetto importante, e lo sentiamo, ripeto, quotidianamente, è il discorso del come riusciamo a spostarci in alcuni ambienti. Anche in questo caso, queste immagini credo siano qualcosa di cui ormai siamo diventati abitudinari, nel senso che se andiamo a sedere al ristorante ci sono dei tavoli e delle sedie che non possiamo utilizzare. Questo ovviamente è un aeroporto, ma stesso appunto analogia per quello che riguarda qualsiasi tipo di edificio, magari di carattere pubblico. E in cantiere ci sono già delle applicazioni che magari tendono a informare l'operatore nel momento in cui ci si avvicina, attraverso magari dei sensori, avvicina colleghi piuttosto che appunto altre maestranze che stanno all'interno del cantiere.
Sfruttando anche in questo caso una tecnologia presente nel portafoglio Autodesk che si chiama InfraWorks, siamo in grado di sfruttare il modello tridimensionale, in questo caso dell'edificio e magari del contesto esterno, per andare a fare appunto delle simulazioni sulla dinamica della movimentazione delle persone. In questi primi secondi di video vedete come, diciamo, siamo nella situazione zero pre-Covid, quindi di fatto le persone entrano ovviamente senza nessun tipo di restrizione all'interno dell'edificio e non seguono dei particolari ovviamente percorsi. Quello che invece si può fare sfruttando queste simulazioni, ed è un po' quello che in realtà stiamo già vivendo, è il fatto che possiamo in qualche modo incentivare l'ingresso negli edifici sfruttando determinati corridoi, sfruttando determinati tempi per l'accesso. Mi viene in mente ovviamente ad esempio la scuola, chi ha dei bimbi sa benissimo che in questo momento si entra a scuola in determinate fasce orarie. Questo tipo di simulazione quindi consente di realizzare e di analizzare in dettaglio la capacità di fruizione di un determinato edificio, sfruttando al massimo quelle che appunto sono le capacità che la tecnologia in questo momento ci mette in evidenza, andando quindi poi a evidenziare quelli che sono ovviamente i percorsi, magari il timing con cui far muovere le persone e soprattutto andando a individuare anche quelle che sono le capacità di movimentazione e quindi i corridoi, diciamo così, le tracce con cui le persone devono spostarsi all'interno dell'edificio. Un altro aspetto ovviamente importante è quello legato alla qualità dell'aria. Credo sia facile per tutti immaginare quanto in questo momento la capacità di mitigare il rischio all'interno di strutture chiuse sia assolutamente importante. Anche da questo punto di vista la tecnologia di casa Autodesk può venirvi incontro. Attraverso Autodesk CFD si è in grado di andare a fare la simulazione con la fluidodinamica computazionale, sfruttando sempre ovviamente la parte di ad esempio un modello tridimensionale e ovviamente fluidodinamica computazionale. Quindi si è in grado di andare a simulare tutta una serie di scenari legati ovviamente al come l'aria e magari il droplet legato appunto a qualcuno che fa uno starnuto all'interno dell'edificio, su come ovviamente questa circolazione dell'aria va ad impattare all'interno degli ambienti e quelli che possono essere ovviamente le mitigazioni, gli interventi di mitigazione che i progettisti possono realizzare. Banalmente, voglio dire, credo sia la cosa più semplice per tutti, mettere una barriera che evita ovviamente che ci sia l'espansione del droplet, dello starnuto della persona all'interno, ma soprattutto andare a ripensare quelle che possono essere ovviamente la parte di estrazione, quindi legata alla progettazione dell'impianto. Quindi rivedere in tutto e per tutto e cercare di anche in questo caso realizzare tutta una serie di simulazioni che consentono al progettista di capire quale possa essere la miglior soluzione, ovviamente a parità magari di configurazione di un determinato edificio piuttosto che l'utilizzo di un'altra di una determinata ovviamente soluzione tecnica. E qui vediamo come appunto c'è l'individuazione di questo estrattore nei confronti della scrivania che allontana appunto in questo caso appunto il circolo dell'aria. Questi tre argomenti sono solo alcuni degli argomenti che possono essere già affrontati dal punto di vista tecnologico, quindi ovviamente la rigidizzazione dei layout in qualsiasi ambiente, l'utilizzo dello smart working piuttosto che appunto l'utilizzo di strumenti analisi computazionale di CFD, piuttosto che appunto la capacità di analizzare come ci muoviamo all'interno del costruito. Una cosa di fatto è certa, questo è un messaggio che noi lasciamo sempre alla fine delle nostre presentazioni. Siamo assolutamente certi che abbiamo già le competenze per poter affrontare, diciamo, la parte di progettazione. Quello di cui siamo ancora più certi è che le nostre tecnologie in qualche modo possono aiutare i progettisti a migliorare quello che loro attualmente già stanno facendo, e utilizzando le tecnologie desktop e utilizzando le tecnologie Autodesk. Quindi siamo assolutamente certi che la parte di spinta verso l'innovazione, verso la digitalizzazione di cui avete già parlato all'inizio della giornata odierna, possono assolutamente aiutarci a uscire bene dalla situazione in qualche modo particolare che stiamo vivendo. E con questo direi che ho concluso. Grazie mille.
Grazie, grazie. Grazie Salvatore, grazie anche a te per l'intervento estremamente efficace e interessante. Per la tempistica siamo arrivati in fondo. A questo punto a me non rimane che ringraziare tutti. Abbiamo anche quest'anno fatto la nostra presentato il nostro rapporto. Gli interventi metteremo poi su YouTube anche gli interventi che sono stati fatti. Non mi rimane a questo punto che salutare tutti gli ospiti, i partecipanti e in primis Stefano Fantacone che ci ha aiutato anche quest'anno, e andiamo avanti per le prossime sfide. Ovviamente il prossimo appuntamento è la rilevazione internazionale, l'abbiamo detto il 24 novembre, quindi grazie a tutti, buon pranzo. Mi spiace che non possiamo fare il buffet di fine convegno. Mancherà quest'anno. Il prossimo ci sarà anche il buffet. Grazie a tutti. Detto, vabbè. Grazie, buona giornata. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci. Grazie.